Ci vediamo in tribunale, continua. Continua che ci vediamo in tribunale. Ci vediamo in tribunale per quello che hai detto. Io non ho capito una cosa. Ci vediamo in tribunale, cosa c'entra? Pezzo di merda. Ci vediamo in tribunale. Ci vediamo in tribunale, vediamo quanto rido. Ti porto via tutto. Fosse vero, ti porto via tutto. Ti porto via tutto quel poco che hai. Tutto quel poco che hai, brutto pezzo di merda. Schifoso. Ti porto via tutto, infame maledetto. 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 Che tu sia maledetto. Maledetto per quello che hai fatto. Schifoso. La Isoardi che pubblica su Instagram la foto di lei in accappatoio con Salvini nudo in atteggiamento post-coito con una frase strappalacrime di Joe Evan riguardo al fatto che si sono mollati è pornografia. È una roba oscena. È una roba oscena! One, two, three, four, yeah! Sei un fascistello di merda. Ma che fascello, stava a smetti, non ti ricazzate. Sei ignorante come una capra, esatto. Sei capace di pubblicare libri con mia sorella. Non vale un cazzo, sei un strozzetto mal cacato. Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Bravissimo, ma che ottimo. Cazzo dici? Ottimo. Cruciani, sono in coda per andare a lavorare, sento Giannino e quell'altra lì che sta con lui la mattina. La questione è che ci sono degli appartamenti sfitti a Londra che vanno dai 30 ai 50 milioni di euro e questo genio che avete messo alla radio se ne esce con: ah, se io avessi 50 milioni non li userei per un appartamento, sono i soldi che servono alla Sicilia per risanare. Ma che minchia del cazzo di discorsi sono? Se uno compra un appartamento da 50 milioni vuol dire che in banca ce ne ha 500 di milioni. Ma la vogliamo smettere con queste cazzate? Ma magari quello che ha l'appartamento a Londra da 50 milioni ne ha dati 200 milioni in beneficenza, che cazzo ne sapete? Ma perché cazzo dovete sempre dire queste robe banali, capito? E poi dopo la zanzara è populista, ma andate a cagare. Comunque è cambiata la sua trasmissione la mattina perché la tizia non si capisce un cazzo, c'ha sempre uno strofinaccio in bocca, tossisce, fa delle pause di un quarto d'ora. Ma figa, ma qualcuno le insegna a stare davanti a un microfono, per piacere. Taci, miserabile! Io sono qui per dire che il diavolo ha rubato la mia identità quando ero piccolo, ma Gesù gliel'ha strappata dalle mani e me l'ha ridata. Me l'ha ridata? Me l'ha strappata dalle mani e me l'ha ridata? Yes, e qui è commovente, Filomena. Simona. Simona. 2014, alluvione a Genova, Renzi, per il dissesto, ora bisogna intervenire. Ora, 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 ora. Tutti a dire ora e tutti a non fare una mazza, tutte le volte. Noi benediciamo gli ascoltatori della Zanzara, la redazione è fatta eccezione naturalmente per il merdarolo parecchio. Fatemi risentire Marione Giordano sull'alluvione. Fatemi risentire Marione Giordano sull'alluvione. Ragazzi, io senza Giordano non so stare, ormai è un loop. Cioè, ha ragione lui. È la stessa cosa che io pensavo in queste ore in cui sentiamo tutti questi paroloni sulle alluvioni, sull'abusivismo. Basta, non se ne può più. Concordo. Ogni volta che c'è, purtroppo, un'alluvione e purtroppo la morte o comunque un evento collegato all'abusivismo, ti riempiono di cazzate, ti riempiono di parole. Adesso basta questo, il dissesto idrogeologico. Ottima trasmissione, ottimo inizio. Basta, ragazzi, non ne posso più. Basta. Esatto, chiudi. Vogliamo dire una cosa? No, chiudi. Diciamo, bravo, oh, che meraviglia. Che segnale potente, quello di dire alle 19:30, 18:39. Che segnale proprio al paese. Basta, diciamo basta e chiudiamo la trasmissione. È un'idea oggi e rimarrebbe nella storia. Cioè, hanno chiuso improvvisamente. No, ma tu dici che siccome questa trasmissione qui è il fondamento culturale della ribellione, diciamo, della
diciamo, sì, di quello che fa male al paese, sì, cioè il, sì, brodo di cultura totale, dove affoga questo, assoluto, paese, chiuderla farebbe il bene, è nato, del... È dove è nato anticipatamente il governo Lega 5 Stelle, è, beh, nato qua, prima, dai, che Mattarella desse l'incarico questo signore che non Conte, so neanche, sì, co- Conte, che sì, Conte. Come? Lo zio Conte, sì, lo come, zio Conte. Come? Conte, che cosa, come? Mio nipote? Che cosa? Prima che nascesse è nato qua. Il brodo di anni, cultura era quello. Ah, bravo, anni e anni, io non mi vanterei fossi in te, anni e anni in cui li hai vellicati, titillati, sì, questi titillati elettori. Milano, titilla Milano, titilla, questi, ti ricorda, questo, ti ricorda Ruggero? Sì, titilla Ruggero, Milano. Signor Ruggero. Ragazzi, amici miei, la cosa incredibile è che nessuno, è delle cose giuste, nessuno finora ha il coraggio di dire su è questa, vero, vicenda dei morti, purtroppo, no, della Sicilia, una... Chi va ad abitare lì e non si informa, non se una casa è in parte colpa sua, diciamo la verità. Adesso, poveracci, quelli sono morti, ma se tu da due anni vai ad abitare in una casa che sai che è abusiva, poi se ti arriva la fa, dai, su. Sì, lì non è lo Stato. Lì non è lo Stato, Stato, attenzione. Anche perché non abbatte, ci sono, le opere abusive. Sì, ecco, non abbatte le opere lì abusive. Ma chi le ha costruite è il primo criminale, i sapendo che le stava che costruendo fanno lì. I ricorsi ai TAR, i ricorsi avere, ai TAR, certo, per bloccare. Certo. Ma uno, se se costruisci una zona abusiva, ma che cazzo di ricorso ai TAR devi fare? O si può, a casa mia si ragiona in maniera molto semplice. So che tu invece vuoi fare il sofisticato. In una zona, se vuoi, se puoi costruire, costruisci. Se non puoi costruire, non costruisci. Ma io sono d'accordo con te, Giordano. Sono gli amici tuoi che hanno inventato l'abusivismo di necessità. Sono gli amici tuoi. Sono gli amici tuoi, Casaleggio. Questi signori che hanno occupato la radio. Ma Casaleggio, che hanno occupato dalle 18.30 alle 20.50 attraverso di te, con te, cavallo di Troia della Casaleggio Associati, no, questo, all'interno di questa istituzione fondata da Guido Carli. Cioè, ma è una cosa abominevole quella che hai fatto. Si è il Casaleggio si è intrufolato qua dentro nel tempio della Confindustria, già Guido Carli, sì, nel tuo corpo, e dalle 18.30 avete sequestrato come Movimento 5 Stelle, ma non finisci, perché io sono qua a dirti ogni giorno il marcio che produce, a ricordartelo. Giordano, l'alluvione, intervieni, fatemi sentire tutto, fatemi risentire un altro buono. 2014, alluvione a Genova, Renzi, per il dissesto, ora bisogna intervenire, ora, tutti a dire ora e tutti a non fare una mazza, tutte le volte, le stesse cose, sempre le stesse frasi, sempre le stesse parole, la pioggia delle parole, siamo stanchi della pioggia delle parole. Sì, la zanzarizzazione di Giordano è ormai definitiva. No, non so se la zanzarizzazione di Giordano è ormai definitiva. In Giordano we trust, dicono in America. In Giordano we trust. Allora, ragazzi, ho sentito una cosa, credo ieri in una trasmissione televisiva, non so dove, o ieri o sabato, non mi ricordo. Sì, una giornalista, mai. Poi ti faccio. Riuscirai ad arrivare, giornalista di chi? Di quale giornale? Che si chiama Paola Tommasi. Che scrive su un quotidiano da te molto amato. Io conosco Tommasi di Lampedusa, ma no, non io conosco credo Tommasi, che sia... l'ex calciatore di pallone. Se vuoi. Ah, Paolo Tommasi, giornalista, che credo che abbia lavorato anche col signor Brunetta. Che dice, brava, sì, molto simpatica lei. Bisogna, dalla Gruber, bisogna guardare ai lati positivi del fascismo. Ma questo collegato, sì, questo visto, non visto, fa molto visto, scandalo, diciamo ormai, no? No, dice, però. Se ci fosse stato il fascismo, ci sarebbero state così tante alluvioni, così tanti disastri? Ah, interessante. Ecco la cazzata del giorno, vai. Bisogna guardare però anche i lati positivi del fascismo, spesso passa una versione univoca e mi riferisco per esempio all'architettura e in giornate di alluvioni, di alberi che crollano, di ponti che crollano, mi chiedo se ci fosse stato il fascismo avremmo avuto il rischio idrogeologico che abbiamo adesso o forse vivremmo in un paese più sicuro? Allora, ci mancano solo i treni in orario. Ragazzi, ma adesso con tutto l'affetto del mondo, ma si può dire una cazzata così grossa? Ma non si può dire una puttanata così enorme? Cosa c'entra? Io con Libero, no, bravo, ma io lo dico, io lo dico, ma la lascia perdere Libero, questa scrive sul Libero, tu dici non a caso, naturalmente, no? Beh, amico mio. Beh, sai.
questo elogio del fascismo, sai? No, com'è? Ma a parte questo, qualche sospetto ti viene, non lo leggeresti mai sulla Repubblica una cosa simile, no, né sul Corriere della Sera, no, no? Né sulla stampa. Là ci sono tante altre cazzate, però non è quello punto. No, ma voglio dire, sì, ma non collegare è un caso, il fascismo, no? Al fatto che il fascismo avrebbe impedito il dissesto idrogeologico, ma che puttanata è? Ma che direbbe, ma dove scrive, direbbe, la collega? Ma sul Libero, sul quotidiano, okay. Libero, sul quotidiano Libero. Io non mi stupirei tanto così. A proposito, Feltri, amministratori delinquenti, conniventi, imbecilli, vanno fucilati. Andiamo con una carrellata del direttorissimo. Vanno, vai. Fucilati? Sì, così ha detto. Crescere questi, queste casette, queste villette, queste palazzi, e non se ne sia accorto, anzi. E questo cosa significa? Che gli amministratori sono stati o imbecilli o delinquenti o conniventi. Non c'è un'altra spiegazione, le case abusive vanno sì abbattute, ma soprattutto non vanno costruite, e chi non vede le case mentre vengono costruite va fucilato, perché solo un idiota non vede crescere una casa che ci mette un anno ad arrivare al tetto. Non quelli che costruiscono, quelli che vedono le casette. Scusi Petri, lei è mai andato in Sicilia lì a Rescaldello? La quale Sicilia? Ma io sto a Bergamo, che cazzo me ne frega della Sicilia, che mi fa tutto, ci sono gli africani che sbarcano ogni giorno in massa in Sicilia, ma che calma ti pare, ma una cosa vergognosa. Ma è mai entrato lei in una casa abusiva, ma io ho una villa a Bergamo enorme, meravigliosa, tutta circondata da mura, con dei cani Doberman messi nel giardino. Appena si avvicina un negro, il Doberman, che non a caso è un cane tedesco come lei ben sa, inizia subito a sbraitare o a urlare il Doberman o ad abbaiare, e allontana il negro che tosto si era presentato al campanello per consegnare una lettera per mia moglie. Appena, non appena, subito, immediatamente. Parlo così, ma porca puttana, come non sapete niente in questa zanzara di Radio 24, cretino, dai, vado via, ciao Cruciani, anche da Las Vegas ascoltiamo la zanzara, e David, quando vuoi. Strade in diretta. Di nuovo una buona serata a tutti voi. Code per incidente ancora sulla tangenziale est di Milano, tra la Paulese e Colonio Sud verso Lecco. Si viaggia in coda per un veicolo in avaria sulla 13 Bologna-Padova, tra Padova zona industriale e l'allacciamento con la 4 in direzione Padova. A Roma sulla statale 148 Pontina ancora code per incidente nei pressi di Montedoro verso Pomezia. Sulla 14 Bologna-Taranto code per lavori tra Ortone e Pescara in direzione Bologna. È tutto, strada in diretta, torna tra mezz'ora. Wow, Marco, è la nuova Mercedes classe A, quella con l'intelligenza artificiale. Chissà quanto ti è costata. Chiediamolo a lei. Ehi, Mercedes, parlami della nuova promozione. Certamente. Oggi hai nuova classe A da 220 euro al mese, 35 canoni leasing, anticipo 6.500 euro, TAN 3,90, TAEG 4,88, salvo approvazione Mercedes-Benz Financial. Fogli informativi in concessionaria. Scopri di più su mercedesbenz.it. Grazie, Mercedes. La zanzara.
particolare il ministro degli interni, mezzo ludice. È vero che per carità, cioè, lo stesso Salvini è presente su Facebook, su miliardi di social, indegna, cioè, ti pubblica una cosa del genere, che cosa fai? Io non sono uno manesco, non ho mai picchiato nessuno in vita mia, no, però la tentazione scherzo. La tentazione ti è viene, uno sgarbo, no? Pazzesco. La tentazione però ti viene. Se ti metti, c'è da dire, dai, anche questo poi, ma se ti metti in quelle circostanze lì con queste persone, finisce così. Un altro, un ministro dell'interno, dai, Napolitano, ma secondo te Giorgio Napolitano finiva in un contesto simile? Sarebbe mai finito? Dai, su. La Iervolino, che è stata ministro dell'interno, scusa, no, ti faccio dei nomi, essere... ma no, ti faccio dei nomi di ministri degli interni. Minniti, cioè, l'ottimo dice, Minniti ha sbagliato a fidanzarsi con la Isoardi, ma io voglio dicendo. Dire, dimmi con chi vai, ti dirò chi sei. Marco Minniti, il grande Minniti. Minniti, senti come te lo dico, Minniti, come dice sempre lui, Minniti, grande Minniti, non si sarebbe Minniti. Mai, non si sarebbe mai, tu la sei razzista, politica, no? La no, politica, non si sarebbe... Abbiamo bloccato i flussi, noi lo abbiamo fatto. Mai si sarebbe messo, lui scandisce molto le parole, sì, in una condizione, il ministro dell'interno, ho incontrato personalmente, mi faccia finire al-Sisi, io, poi in tutto Libia, questo non dice un cazzo poi, e tutte queste cose poi non dice un cazzo. Ho incontrato, io, personalmente, mi faccia finire, nessuno mai lo interrompe, mi faccia finire. E c'è stato il cazzo, sembrava lì da mezz'ora in genere. Anche a me è capitato così quando l'abbiamo intervistato con Telese, no? Che probabilmente, mi faccia finire, sì, Telese. Veramente nessuno lo interrompe. 22 minuti che parla poi, meraviglioso per me, figurati, però, Minniti, Marco, cioè dice, Minniti, non si sarebbe mai messo, io mai, con la giudicate Isoardi. Voi, mi faccia finire. Ah no, ma non sto dicendo mi niente. Mi faccia finire. Scusi, sarebbe messo, si sarebbe messo lei con la Isoardi o no? Abbiamo lei? Noi fatto l'accordo. Ma che c'è? T'ho detto la Isoardi. Mai, mi faccia finire. Ma finire il che? Ragionamento. Abbiamo costruito, ma assieme alla Libia. Ma ho chiesto la Isoardi. Mi faccia finire. Alla prova del cuoco. Ridotto dello 0,27%. Abbiamo al 98% ridotto gli sbarchi. Mi faccia ma non finire. Si sarebbe ma messa lei con la Isoardi o no? Si sarebbe... Il caso è incredibile. La politica. Ci vuole politica. Ma come cazzo c'è? Ci vuole politica. Guarda che politica. Sì, è vero. Minniti, sicurezza e libertà. Se la sinistra, badate, badate, se la sinistra non si occupa, non si occupa di dare risposte a quella paura che viene dalla scusi, mi faccia finire. Le ho chiesto dalla Isoardi, lei mi ci faccia sare... finire. Se la politica non si occupa. Marco da Como, Marco da Como, Marco da Como. Oh Marco, ciao a tutti. E che cazzo, dai, dimmi. Premettendo che porto rispetto per le vittime della Sicilia, ma una domanda. Quello tutti, che vuol dire? Ma non, in fin dei conti poi parliamo e dunque domani ce lo siamo dimenticato, diciamo la verità. Ci commuoviamo per un secondo quando ce lo dicono, cioè quando ci dicono sono morte 9 persone, 10 persone, quelle che sono, oddio sono morti, dopo 3 secondi non ce ne frega un cazzo, no? Ma proprio ragionando in maniera molto semplice, è così, cioè non è che non ce ne frega un cazzo, è che passiamo avanti, pensiamo ad altro, ai figli, alla prossima scopata, alla compagna, all'amante, alla fidanzata, a tutto quello che volete, dopo un secondo, oddio sono morte 9 persone, che dramma, vediamo qualche servizio in televisione, ci appassioniamo un attimo, i fiumi, l'abusivismo, sì, due parole, poi dice ma scusa stasera che facciamo a cena? Ma questa è la realtà, ragazzi, non voglio essere cinico, ma è la realtà. Vabbè, Marco, dimmi. Comunque, perché tutte queste case abusive hanno le utenze? Come dicevi tu prima? Ma ragazzi, ma perché è tutta una connivenza? Sono conniventi tutti per i voti, per i voti, per i voti, soprattutto per i voti. Noi lo diciamo da sempre, è tutto connivente. Abbiamo ridotto l'abusivismo del 97,9. A dove? Mi faccia finire in generale per cento. Gli sbarchi dalla Libia sono diminuiti da quando Minniti è al governo. Ehi, hey, Cruciani! Quanti soldi devi avere dalle Libia? Ma quelli che sono solo! Porca la puttana, andata a fanculo! Ehi, Cruciani! Ma che è successo? Ma scusa, sei andato a fanculo! Il segreto di un pranzo perfetto? Un'acqua minerale perfetta. Uliveto è la mia acqua della salute. È buona e mi aiuta a digerire. Così mi alzo da tavola, leggero e in forma. Con Uliveto, acqua della salute, digerisci meglio e vivi in forma.
Il nostro cliente ha bisogno di assistenza rapida ed efficace. Siamo o non siamo la migliore società di servizi? Non so, io dovrei solo consegnare un pacco. Coordinare la tua squadra è difficile? Con i gestionali sistemi, organizzare la tua impresa di servizi è facile, veloce e anche in cloud. Pianifichi gli interventi, rilevi e controlli le attività, tutto sincronizzato e connesso con le tue risorse. Metteteci alla prova. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Sistemi. Insieme. Sistemiamo l'Italia. www.sistemi.com. GIC, giornata italiana del calcestruzzo, Italian Concrete Days. Mostra convegno di attrezzature, prodotti e tecnologie per l'industria del calcestruzzo, la prefabbricazione, la demolizione e il ripristino delle strutture in cemento armato. A Piacenza dall'8 al 10 novembre 2018. GIC-expo.it. Dirigenti scorretti? Axerta. Dal 1963, investigazioni a tutela di aziende e istituzioni. 800-800-007. Axerta. Indaga, documenta, accerta. Axerta.it. Corpo di mille cetacei, acquisiremo in mantinente ogni penny di quel vascello e poscia innalzeremo il flutto alla vittoria. L'avventura può avere stile con Discovery Sport Black and White Edition. Tua a 18.875 euro con Easy Land Rover. Paghi subito la metà e dopo due anni puoi tenerla, cambiarla o restituirla. Tanfisso 0, TAIG 097, salvo approvazione della banca. Fino al 30/11/2018. Messaggio pubblicitario, fogli informativi e note legali in concessionaria. Cerco un dolce senza lattosio. Freddi. Lo vorrei con meno di 100 calorie. Freddi. Voglio una merendina dal gusto diverso ogni giorno. Freddi. Dolcetto Freddi. Nei gusti di fragola, albicocca, cacao, ciliegia o ricoperta di glassa fondente. Ed è calcio d'angolo. A difendere il risultato c'è il capitano, Giorgio Chiellini. Fischio dell'arbitro, parte il cross e... Pronto? Ma, Giorgio... Carissimo, come stai? Giorgio, no! Volevo dire che stasera verremo a trovarvi. Tre scende in campo con minuti illimitati e 30 giga a soli 6,99€. Costi e condizioni su 3.it. Corri nei 3 store. Giorgio! Il decreto dignità sconfigge la precarietà? Bisogna dare certezza a chi lavora. L'unica certezza che serve a chi lavora è un quadro normativo chiaro che non ostacoli la crescita. Sapete con certezza come, quando, perché e i vantaggi di impiegare la somministrazione di lavoro, il contratto a termine e l'appalto di servizi? Parlate con noi. Chi fa, sa. ig.gruppodepasquale.com. Coordiniamo migliaia di persone straordinarie per consegnare le tue merci su pallet in Europa. Abbiamo riunito i trasportatori numeri uno. Questo è il cuore pulsante di One Express. One Express, the European Pallet Network. Dai contrasti nascono nuove armonie. Rossi d'Asiago ha creato culto. La grappa di Amarone invecchiata in barrique. Carattere e morbidezza duettano in perfetto equilibrio. Grappa culto, l'armonia è nei contrasti. Il culto della grappa.it. Le soluzioni di Assolombarda Servizi. Le sfide quotidiane per le aziende italiane sono ogni giorno competitività e sviluppo. Per guardare al futuro, Assolombarda Servizi è al fianco delle aziende con soluzioni personalizzate e multidisciplinari. Digitalizzazione, fatturazione elettronica, welfare, salute e sicurezza, finanza agevolata, accompagnamento al passaggio generazionale. Vai su radio24.it, entra in Le soluzioni di Assolombarda Servizi e scopri tutti gli approfondimenti. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Sono le 19. GR24, il sole 24 ore. Reggio Emilia si è arreso dopo quasi 8 ore, l'uomo barricato con ostaggi nell'ufficio postale. Disastro di Casteldaccia, il sindaco alza le braccia e dice non ho i soldi per demolire le case abusive. Midterm, Barack Obama contro Donald Trump, il boom dell'economia è merito mio. Champions, le stelle d'Europa tornano in Italia, domani Inter-Barcellona e Napoli-Paris Saint-Germain. Buonasera, Francesco Amato, l'uomo che ha tenuto in ostaggio per 8 ore le dipendenti di un ufficio postale, dunque è stato arrestato per sequestro di persona. Allora cominciamo dal racconto di Enrico Lorenzo Tidona, collega della Gazzetta di Reggio.
Sono usciti fortunatamente tutti incolumi i quattro dipendenti dell'ufficio postale di Pieve Modolena a Reggio Emilia, tenuti in ostaggio per 6 ore da Francesco Amato, condannato nel processo di 'Ndrangheta Emilia. Amato si è arreso gettando a terra il coltello da cucina che brandiva dalle 9 del mattino e con il quale era entrato nell'ufficio postale minacciando clienti e dipendenti. Subito il sequestratore ha fatto uscire i clienti, trattenendo all'interno dell'ufficio postale 5 dipendenti. Una cassiera è stata rilasciata però a metà pomeriggio, dopo essersi sentita male, soccorsa subito dal 118. Amato, alle 5:15 del pomeriggio, ha aperto da solo la porta dell'ufficio postale, ha fatto uscire gli ostaggi e si è consegnato dopo 6 ore di trattativa serrata, interrotta più volte. Fuori dall'ufficio postale erano pronte a intervenire le teste di cuoio. Il tempo, la pazienza e il dialogo con i negoziatori gli hanno fatto capire che non avrebbe potuto ottenere quello che chiedeva. Amato è stato condannato a 19 anni nel maxi processo contro l''Ndrangheta al nord, Emilia, una sentenza giunta pochi giorni fa a Reggio Emilia, dove 120 imputati sono stati condannati a oltre 1000 anni di carcere. Per Amato era spiccato un ordine immediato di carcerazione dopo la condanna, al quale si era però sottratto. Da 5 giorni era ricercato dalle forze dell'ordine per essere portato in carcere. La sua comparsa l'ha fatta in ufficio postale, armato di coltello. Amato più volte ha chiesto di poter parlare con il ministro Salvini. Poi la resa e la definitiva liberazione degli ostaggi. Tutto questo dunque nella giornata di Reggio Emilia. Intanto invece sul fronte meteo migliorano le condizioni in Veneto, con precipitazioni discontinue più deboli, ma resta alto il rischio delle frane. Sentiamo. In Veneto è ancora allerta arancione e precipitazioni sono previste anche per domani pomeriggio e mercoledì. Piove sulle stesse zone martoriate dal maltempo della scorsa settimana. Un'apocalisse, come ha detto il governatore del Veneto Zaia, che ieri ha sorvolato le Dolomiti. Venti fortissimi anche a 180 km orari, piogge che hanno raggiunto i 700 mm all'ora in alcune zone, 100 ettari di bosco distrutti nelle Dolomiti e sull'altopiano di Asiago. Situazione disperata nel Lago Ordino e Cadore, dove ancora 17.000 utenze sono senza corrente elettrica e 100 km di strade sono deteriorate, franate o interrotte dagli alberi caduti. Si calcola almeno 500.000, con un danno boschivo ripristinabile in 100 anni. Si calcola 1 miliardo di euro di danni in Veneto, ma solo nel comune di Rocca Pietore, nel Bellunese, dice il sindaco, il danno raggiungerebbe il 500 milioni di euro. La regione del Veneto fa appello anche alla solidarietà, istituendo un conto corrente già attivo, e operatori della protezione civile da tutta Italia sono in azione per ripristinare la quasi normalità e raggiungere le zone isolate. Ma non è finita, perché la protezione civile del Veneto ha dichiarato per le prossime ore l'allerta per criticità idraulica e geologica per il bacino dell'Alto Piave, e ora anche il Po in provincia di Rovigo preoccupa per il passaggio dell'onda di piena. Paolo Usinavia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso andiamo invece in Sicilia, il punto naturalmente sul dramma di Casteldaccia di Nino Amadore. Quella casa andava abbattuta e lo si poteva fare a partire dal 2011, parola dei giudici amministrativi che intervengono sul disastro della villa di Casteldaccia nel palermitano, dove sabato sera sono morte per annegamento 9 persone, tra cui 2 bambini e un adolescente, per l'esondazione del fiume Milicia. Un intervento del Consiglio di Stato e della giustizia amministrativa che smentisce la versione del sindaco di Casteldaccia, Giovanni Di Giacinto, il quale ha raccontato di aver dato ordine nel 2008 di demolire l'immobile fuori legge e che la demolizione non sarebbe avvenuta per l'impugnativa dei proprietari, ma il TAR di Palermo non ha mai sospeso l'ordine di demolizione della villetta abusiva. Non solo, il comune non si è mai costituito in giudizio e dal 2011 la casa doveva essere abbattuta. Intanto i magistrati della procura di Termini Imerese hanno sequestrato le pratiche relative all'ordine di demolizione della villetta abusiva mai eseguito e ha ordinato il sequestro di tutta l'area che parte dal fiume Milicia e arriva fino alla villetta travolta dall'acqua. In questa zona, un tempo florido agrumeto, vi si trovano diversi manufatti, ruderi e abitazioni. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Danni dunque importanti in tutta la penisola. Anna Marino prova a fare un primo conto. Anche se i danni si potrebbero definire incalcolabili, si inizia a fare un bilancio e una previsione di quanto costa e costerà, oltre che in termini di vittime, la violenta ondata di maltempo dei giorni scorsi. Le istituzioni si pronunciano sulle prime cifre, dal miliardo di danni stimato dal governatore Zaia per il solo Veneto ai 250-300 milioni, la prima stima dei danni subiti dal Trentino, da parte del presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Circa 100 milioni danno patito soltanto da foreste e agricoltura. E Federlegno Arredo lancia anche una proposta per riuscire a salvare legname
fiamme dei boschi distrutti e le imprese, il presidente Emanuele Orsini. Abbiamo a terra circa 15 milioni di alberi e da qui proprio la partenza della proposta, il fatto di sospendere in queste regioni, in queste province il decreto dignità è proprio per dare una flessibilità massima al lavoro per poter estrarre questa materia prima. Ma anche le associazioni fanno le loro stime, Coldiretti aveva già fatto un bilancio dei danni per eventi estremi arrivato nel 2018 a 750 milioni di euro, ora parla di 7 milioni di italiani che vivono in aree a rischio e la CIA stima perdite per il maltempo per 300 milioni per le aziende agricole sarde. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso il governo che interviene con il calendario degli interventi urgenti per tamponare questa vera e propria emergenza ambientale. Il governo alle prese con l'emergenza maltempo. Il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli promette un consiglio dei ministri nei prossimi giorni in cui verrà dichiarato lo stato di emergenza per le regioni particolarmente colpite. Nel CDM, precisa poi il premier Giuseppe Conte, stanzieremo le prime somme per gli interventi urgenti. Fondi che potrebbero essere già previsti in manovra, come dichiara il sottosegretario leghista all'economia Massimo Garavaglia in Senato. Siamo a riconfermare l'impegno del governo per garantire già in questa prossima legge di stabilità investimenti importanti, in particolare sul tema del dissesto che è la priorità delle priorità. Ma è polemica con l'opposizione che accusa il governo di aver autorizzato il condono edilizio per i terremotati di Ischia. Così Simona Malpezzi del PD. Il governo tolga il vergognoso condono dal decreto Genova perché di abusivismo si muore. Ed è guerra di cifre. Per Matteo Salvini servono 40 miliardi di euro per il dissesto idrogeologico, una stima eccessiva per Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, deputato di Forza Italia, che però assicura i finanziamenti dell'Unione sono già pronti. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il vice premier Di Maio a Shanghai interviene, parla di prescrizione, dice la riforma, è nel contratto di governo. Alla Camera è muro contro muro tra 5 Stelle e Lega sull'emendamento al DDL anticorruzione che prevede la sospensione della prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Il Carroccio minaccia di non votare il provvedimento, ma i pentastellati ribadiscono che la riforma della prescrizione è nel contratto di governo. L'emendamento va approvato, insiste da Shanghai il vice premier Di Maio. La prescrizione si riforma in 3 righe dicendo da quando si ferma, cioè da quando è sicuro che una persona arriverà al terzo grado di giudizio e quindi un colletto bianco non la fa più franca per i reati finanziari, per i reati di corruzione, per i reati dei soliti furbetti. Di Maio e il premier Conte nel frattempo confermano che al Senato il governo potrebbe porre la fiducia sul decreto sicurezza firmato dal ministro Salvini, altro motivo di tensioni nella maggioranza. Ad alimentarle sono i dissidenti del Movimento 5 Stelle che ribadiscono la loro contrarietà al testo e alcuni di loro si dicono pronti ad uscire dall'aula in caso di voto di fiducia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. L'Eurogruppo in corso in questo momento a Bruxelles. Mario Centeno, il presidente dell'istituzione, ha spiegato che non ci sarà nessuna decisione oggi, ma una discussione sulla manovra italiana. We will have a discussion on the commission opinions on the Italian DBP. Abbiamo diverse questioni sul tavolo e tra queste anche la manovra dell'Italia, dice il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno, ma non prenderemo nessuna decisione. L'Italia ha chiesto di poter aumentare il deficit, noi speriamo, ha aggiunto Centeno, che l'Italia presenti una bozza allineata alle regole europee. Alle regole richiama anche l'Austria, che non va troppo per il sottile. La nostra posizione sulla manovra italiana è stata chiara sin dall'inizio. Inizio, dice il ministro delle finanze di Vienna. Ci aspettiamo che le regole siano rispettate. Insomma, nessuno sconto, anche se la Commissione resta favorevole al dialogo. Un dialogo continuo e costante. Il commissario Moscovici lo ripete arrivando a Bruxelles. Il dialogo è la parola d'ordine, costruttivo e amichevole, ma anche qui tornano le regole, da rispettare anche e soprattutto nell'interesse degli italiani. Alla fine il ministro delle finanze francese, che offre a Roma le parole più accomodanti. Noi non siamo nella posizione di dare lezioni, dice le Maire. La Commissione però ha una mano tesa verso l'Italia. L'Italia afferri questa mano. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Nuovo duello a distanza tra Donald Trump e Barack Obama in vista delle elezioni di midterm. Il tycoon terrà un comizio in Georgia e poi in Tennessee. Il suo predecessore invece parla in Indiana e nell'Illinois, a Chicago, la sua città. Su questa corsa ha visto ritornare e intervenire così direttamente l'ex presidente, che insiste: il boom dell'economia, dice, è merito mio, non di Donald Trump. C'è anche l'Italia tra i paesi che verranno esentati dalle sanzioni americane a Teheran e che potranno temporaneamente continuare a importare petrolio dall'Iran. Colpiscono i settori di energia, finanza e commerci marittimi le sanzioni che gli Stati Uniti, abbandonato l'accordo sul nucleare del 2015, impongono all'Iran e ai suoi partner commerciali, invitati, per così dire, a chiudere i rapporti con Teheran negli stessi tre ambiti. Limitazioni che saranno imposte a molti, ma non a tutti, dice il segretario di Stato americano Mike Pompeo. The US will be granting these exemptions to China, India, Italy. Per ora ne sono esclusi Italia, Cina, India, Corea del Sud, Turchia, Grecia, Giappone e Taiwan. Paesi che ricevono il 90% delle esportazioni di petrolio iraniano, precisa tra l'altro Annalisa Perteghella, responsabile del desk Iran dell'ISPI. La decisione di Trump è motivata dalla volontà di non causare uno shock sui mercati globali dell'energia, di cui tutti poi farebbero le spese. Esentati dalle sanzioni anche tre progetti per il nucleare civile, portati avanti in collaborazione con imprese russe e cinesi. In Occidente, per ora, il colpo più duro sembra quello imposto alla Germania. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Andrea Bocelli conquista la vetta della classifica degli album più venduti sia negli Stati Uniti, dove ha scalzato A Star Is Born di Lady Gaga, sia in Inghilterra. Una doppietta storica, la prima in assoluto per un artista italiano. Il commento sentiamo di Caterina Caselli, anima creativa di Sugar, al microfono di Adriana Fracchia. Questo è un risultato abbastanza eccezionale, chi lavora nella musica lo sa, non è scontato mai. Abbiamo festeggiato tutti quanti insieme oggi, eravamo molto contenti. Naturalmente Andrea Bocelli è un gigante e il fatto di essere numeri uno sia in America che in Inghilterra ovviamente ci inorgoglisce, come si dice. E il disco è molto bello, questo sì, si avvale anche di duetti importanti come con Ed Sheeran, piuttosto Dua Lipa, Josh Groban, Matteo Bocelli, che tra l'altro è il suo esordio. Che dire, noi siamo molto felici ovviamente. Andrea rappresenta il bel canto italiano. C'è sempre stato da parte del mondo anglosassone un grande rispetto e attenzione verso il bel canto, e Andrea si è conquistato il, diciamo così, rispetto del mondo anglosassone americano, quindi gli riconoscono questa peculiarità, diciamo. Domani grande serata di Champions, ci racconta tutto Dario Ricci. Buonasera, l'undicesima di Serie A si è appena chiusa ed è saltata una nuova panchina nella massima serie, perché l'Empoli ha esonerato Andrea Zoli e Iachini è il candidato numero uno a sostituirlo, ma i riflettori sono già puntati su quella che domani sera sarà una grandissima nottata di Champions. Alle 21 in campo sia Inter che Napoli, i nerazzurri ospitano a San Siro il Barcellona di Messi, recuperato ma che probabilmente partirà dalla panchina. L'occasione buona, secondo Luciano Spalletti, per vedere se questa squadra può davvero giocarsela contro tutti e su tutti i fronti. È veramente l'occasione per vedere se possiamo giocare alla pari contro chiunque. Sempre alle 21 al San Paolo, il Napoli riceve il Paris Saint-Germain dopo il colpaccio sfiorato all'andata a Parigi col 2-2 riacciuffato dai parigini solamente all'ultimo istante. Il Napoli cerca il bottino pieno, Ancelotti ci crede. È stata un po' meno difficile la partita di andata perché abbiamo fatto molto bene sul campo, quello che vogliamo fare è ripeterci sul campo. E con questo è tutto, GR24 torna alle 21. GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. Ogni minuto che passa rischi di perdere i contributi a fondo perduto che spettano alla tua azienda. Gruppo
Finservice, con i suoi 300 specialisti, ha fatto ottenere oltre 23.000 aziende manifatturiere tutti i contributi disponibili. Chiama subito Gruppo Finservice. Alcuni fondi si esauriranno fra poche settimane. Chiama subito Gruppo Finservice, da 20 anni il leader nella finanza agevolata. Gruppo Finservice, zero promesse, più contributi. GruppoFinservice.com. Gianluca! Ho dimenticato di portare l'acqua! Tranquilla, ci ho pensato io! E non mi ricordo il percorso! Ho pensato anche a quello! Senti, lascia che io pedali, tu stai comoda e goditi il paesaggio! Gli esperti car server sono così, al lavoro come a casa. Gianluca Menozzi, consulente specializzato in convenzioni e client care, è l'uomo ideale per garantire ai clienti condizioni sempre favorevoli. Car server, il noleggio a lungo termine che ci mette la faccia. Scopri di più su carserver.it. L'olio lubrificante usato è un rifiuto pericoloso ed è importante conoscerne le procedure di stoccaggio in azienda. Gestito in modo corretto, può essere avviato a rigenerazione, realizzando un sistema perfetto di economia circolare. Per questo nasce Circoil Economy, la campagna di formazione del Consorzio Nazionale per la Gestione, la Raccolta e il Trattamento degli Oli Minerali Usati, che in collaborazione con Confindustria informa le aziende sul valore degli oli lubrificanti usati. www.conow.it. Ho solo cliccato un link. Una disattenzione può costare molto cara. L'errore umano è alla base dell'80% degli attacchi informatici. La prima arma di difesa attiva della tua azienda è la formazione. Kaspersky Lab ha ideato un programma di formazione facile e coinvolgente. Diffondi nella tua azienda la cultura della cyber security. Per informazioni chiama all'800 95 50 85, oppure vai su kaspersky.it. Caspita Kaspersky! Corpo di 1000 cetacei, acquisiremo in Mantinente ogni penny di quel vascello e poscia innalzeremo i flutti alla vittoria. L'avventura può avere stile con Discovery Sport Black and White Edition. Tua a 18.875 euro con Easy Land Rover. Paghi subito la metà e dopo 2 anni puoi tenerla, cambiarla o restituirla. Tanfisso 0, TAIG 097, salvo approvazione della banca. Fino al 30/11/2018. Messaggio pubblicitario, fogli informativi e note legali in concessionaria. Le assicurazioni ti sembrano tutte grigie e noiose? Scegli il giallo di Aviva, che assicura tutto ciò che ami: la tua auto, la tua casa, la salute, e fa fruttare i tuoi risparmi. La protezione di un'offerta completa. Vai sul sito aviva.it o chiama all'800 11 44 33. Aviva è molto più di un'assicurazione. Scopri anche tu Aviva. Strade in diretta. Ben ritrovati, code per un incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. Si viaggia ancora in coda per un veicolo in avaria sulla 13 Bologna-Padova, tra Padova zona industriale, l'innesto con la 4 verso Padova. Code per incidente risolto e traffico intenso sulla tangenziale est di Milano tra Rogoredo e Cologno Sud in direzione Lecco. Da Radio Traffic per il momento è tutto, Strade in diretta torna tra circa un'ora dopo. Promo 24. Eolo, internet ultra veloce nella provincia italiana, oggi lancia un nuovo servizio dedicato al mondo delle imprese. Nasce Eolo Azienda, una connettività ultra veloce e su misura per le aziende italiane, anche quelle che si trovano nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda consente di navigare fino a 1 giga e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata grazie a un team Eolo dedicato, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, numero verde 800 939 939, oppure online su eolo.it/azienda. La Zanzara. Parenzo, siamo a Tel Aviv, occhio che arrivano. Arrivano, state attenti.
Partito Radicale. Sono le 18. Partito Trans Nazionale Trans. Sono le 20, le 20 di una sera dove è successo di tutto in Italia. Governo in difficoltà, il paese che crolla, le alluvioni, eccetera. Filo diretto sul Tibet. Certo, certo. Purtroppo questa sera dobbiamo partire da una triste notizia. È morto questo lunedì 29 ottobre. Sì. Certo. Ci ha lasciato a 69 anni Lodi Ghiari, che ha dedicato la sua vita alla promozione della causa del Tibet nel mondo. È morto. È stato a capo dell'International Campaign for Tibet e uno dei fondatori dell'UNPO, l'organizzazione delle Nazioni. Ma tu ti rendi conto? Cioè, questi fanno alle 8 di sera mentre l'Italia crolla, l'abusivismo, le valanghe, i fiumi, eccetera. I Tibet, diviamo, i Falun Gong. Partiamo, ma ti ricordi tu i Falun Gong? Partiamo da una notizia. Sarà successo qualche il 29 appunto, ottobre, il 29 qualche giorno prima, è morto un sostenitore della causa. Ma ragazzi, con i soldi nostri. No, si prenderanno Radio Radicale, servizio pubblico. Radio Radicale. Falla non finire. Capisci un cazzo. A proposito, Rabbonino, dire sporco negro è diventato normale, l'ha ripetuto anche in un'altra occasione, non mi ricordo. Oggi non so. Grazie, e questo clima di intolleranza che ormai vediamo sui treni, sugli autobus, nei luoghi pubblici, nei bar, ormai dire tortantene a casa sporco negro è diventato normale, normale, ma com'è possibile? Possibile. Ma sai che mi commuovo? No, sai che veramente mi commuovo? Sei patetico. Quando io sento Emma che tocca le corde giuste e dice queste cose. Ma non è vero. Ricorda al paese cinico. Che cosa ricorda? Che è diventato ormai normale dire questo. E tu ne sei uno dei principali. Si sta rivoltando nella tomba. Giacinto, detto si Marco. Sta Giacinto, nella detto tomba, Marco. Nella grazie, tomba. Emma, comunque, per tutto quello che fai. Ma cosa c'entra? L'Italia adesso non ti merita. L'Italia, Emma, non ti merita. Non c'è una M-Exit, no, non c'è una M-Exit. Ma che M-Exit? No, ISO Hard Exit, c'è altro che. C'è la ISO Hard Exit. Hanno applaudito per la Brexit i leghisti. Volevano fare l'Italia Exit e si sono ritrovati con la ISO Hard Exit, amico mio. Chiuso tutto, chiusa la Claire improvvisamente. Un ministro dell'interno sputtanato con un selfie con una signorina simpatica, gentile, molto carina, per carità, messa poco dopo aver fatto l'amore probabilmente. Ma no, che ne sai adesso nel che vai? In un letto di un albergo, Saldini, di un triste albergo qualunque, di questa vero, italietta, di questa italietta, e lui addormentato e lei come un trofeo, come si fa alla caccia, sbandierava la testa come Caravaggio, come la medusa di Caravaggio, di questo nemico, di questo amante, che poi si scopre essere ministro dell'interno, cioè, voglio dire, ma incredibile, incredibile. Allora, ragazzi, però io voglio ricordarvi una frase che disse la stessa Isoardi qualche tempo fa: per amore starò nell'ombra. Sì, esatto, bravo. È abbastanza incredibile questa cosa. Se ci pensi, scusa. Dipende quale ombra. Per amore starò nell'ombra. Giustamente Poli mi suggerisce: sì, però l'amore non c'è più e dunque non c'è più nemmeno l'ombra. Ecco, però, è giusto. Ho capito, però ogni che cazzo tanto vuol... anche lui dice delle cose sì, intelligenti. Sì, però Poli, per amore starò nell'ombra significa che non dovevi pubblicare. Ragazzi, dai, su. Alessandro, provincia di Milano, Luciano da Napoli, va, sentiamo, andiamo a Luciano da Napoli. Luciano. Ah, ciao Giuseppe, senti, volevo dire questo. Siccome questo è un paese che non ragiona, diciamo, con una logica, no? Cioè, ecco, quello che dice la sinistra va bene adesso. Quindi, per quanto riguarda l'abusivismo, allora io vorrei provare a fare una proposta. Cioè, chiudiamo, facciamo un condono per tutto quello che già esiste, perché sennò bisognerebbe buttare giù mezza Italia, ok? Condono. Da un giorno dopo, condono. Un giorno, ascoltami, condono. Un giorno prima però dire che qual è la regione? Fermo. E qual è la regione? Mezza Italia la devi buttare a terra. Sì, finito. Luciano, tu chissà perché da dove chiama Luciano? E da dove chiama Luciano? Io non ce l'ho fatto nessun abuso. E da dove chiama Luciano? Nessun abuso. E da dove chiama? Ho qui davanti una splendida classifica fornitami da Zio Barisoni, che è pubblicata peraltro dal Corriere della Sera, non è l'ufficio studi, sì, Barisoni. Barisoni è molto bravo, quella recuperata. Sì, ma è una pagina del Corriere della Sera. Comunque autorevole, perché è stato bravo a recuperarla e ha avuto la prontezza. Certo, ha aperto il giornale e l'ha trovata. Però ha fatto una bella inchiesta. Ha messo l'inchiesta. No, ha fatto il copia e incolla. Che ha fatto? Ha ritagliato una pagina del giornale. Però ha avuto la cortezza di ritagliare quella pagina del giornale. Comunque, è stato acuto nella ricerca delle notizie. Luciano ha chiamato da Napoli. Tra le regioni a più alto tasso di abusivismo di
abitazione abusiva, c'è, lasciamo perdere di Molise che è 71, Molise. C'è la Campania. E in quale regione c'è il più alto tasso di costruzioni abusive, secondo voi, Luciano? Nella tua regione, nella tua regione. Per me una casa abusiva va abbattuta. Non me ne frega un cazzo che sia di poveri, però dovresti ricchi, essere mezzi... cioè dire, guarda, va abbattuta, abbattere magari, tutto, abbattere. A licenziare anche il sindaco, sindaco. Quello del comune, tutto. Il sindaco ha già raccontato un po'. Il sindaco ha raccontato un sacco di cazzate, già, da quello che mi dicono. Ha raccontato un sacco di stupidaggini. Che non sapevano del TAR, il ricorso, tutte queste puttanate qua. La realtà è quella, che quella casa là non doveva esistere. Per me sono responsabili chi è, anche chi è andato a abitare lì e non si è informato. Però io dico, la soluzione è abbattere, punto. Alessandro dalla provincia di Milano. Quello che viene dopo non mi interessa. Alessandro dalla provincia di Milano. Sì, buonasera. Dimmi. Allora, io chiamavo per il discorso di abusivismo edilizio, però sentendo l'intervento del signore di prima mi viene solo a dire, ma com'è possibile pensare a una cosa del genere? Di ma semplicemente perché i cittadini non sono innocenti, non ci sono solo i politici colpevoli, come diceva prima David. I cittadini sono i primi responsabili, perché sono i primi che vogliono queste cose qua. Finché non c'è il morto e anche dopo, passato il lutto, passato il primo lutto, anche dopo si ricomincerà come prima. Tanto... Però il discorso che penso io è, com'è possibile che quando costruiscono una casa si vede che questa casa sta andando avanti? Ma lo sanno benissimo, non gliene frega un cazzo. Perché sperano che non ci sia. Perché sperano che non ci sarà il morto, che nessuno controlli, che alla fine ci sarà una sanatoria, è tutto così, dai ragazzi. Tralasciamo il discorso dei morti, che dispiace perché ovviamente sono 9 persone, non si può fare. Ma siccome i morti sono un'eccezione rispetto a quello che succede, perché non succede mai un cazzo, i morti ce ne sono pochi rispetto a quello, al numero di case abusive. Uno dice costruisco, poi tra sanatorie varie cose. Sì, esattamente così. Penso di farla franca, però, no? Questo è il punto. Io ho studiato architettura, sono laureato in architettura, penso di saperne, però. Ma non è vero, io conosco pieno di gente laureata in architettura che non sa una stramazza, non c'entra nulla. Certo. Però quando vedono che una casa abusiva sta per essere costruita, non dovrebbero neanche aspettare che finisca. Amico mio, ma non siamo in Svezia, siamo in Sicilia, non siamo in Svezia, non siamo in Campania, siamo in Campania, in Sicilia, in Calabria, non siamo in Svezia, non siamo a Como, non siamo a Bergamo, come direbbe Feltri. Ma l'abusivismo c'è anche qui in Lombardia. Andrea, sì, certo, però un po' meno. Andrea, provincia di Udine, dai. Ciao, ragazzi. Anche una questione culturale, diciamo la verità. L'abusivismo c'è in alcune regioni, non perché sono più poveri, per una questione proprio culturale. Cioè, è questa la realtà. Dai, su, c'è poco da fare. È così, non è che perché sono più poveri. Dai, Andrea, dimmi. Allora, ciao ragazzi. Ci avete lasciato venerdì parlando di un argomento interessantissimo, ovvero dello squirting. Ottimo, molto bene. Con questa grande lezione che abbiamo fatto, Urbi e Torbi. Temevo che qualcuno chiamasse. Allora, volevo riportarti un attimo la mia esperienza con lo squirting. Un attimo solo, riprendiamo con grande tranquillità, con grande calma, con questo grande racconto popolare, radicale, su un tema di cui i radicali spesso si sono occupati, cioè dire l'amore, cioè dire il sesso. Sì, grande tema, modo. come no. Anche i radicali si sono occupati di tutto, si sono occupati di sex toys, si sono occupati di aborto, certamente, ma anche di pratiche sessuali. C'era l'amore libero che veniva praticato, l'amore comunque no, largamente diffuso, e non c'erano rapporti prestabiliti, eri sposato con i radicali, cioè eri sposato con tutti. L'amore plurimo, l'amore di gruppo, tutte cose radicali che tu hai abbandonato, anche la Bonino l'hai abbandonata. No, cioè, tutte quelle battaglie radicali sull'amore libero, sull'amore senza. Quello ormai è la famiglia, superato, non perché esiste. C'è già. Ma c'è già tutta sta roba ormai. Fermo là. Sì, quello è vero. Fermo. Ho staccato un'ora fa dal lavoro, mo torno a casa, mi faccio il mio bel messicanone quotidiano. Il messicanone, erba, fumo. Una punta di tabacco e buonanotte. Perché non chiama la mattina da Telese? No. Chiami la mattina. Ma che gli chiami è frega? Come cazzo stai messo? Telese, non c'è più la mattina. Non chiami più, ma basta. Perché? Non voglio più sentire. Un giorno ero a casa che sa, con il culo sopra il divan. Bellissimo, bellissimo.
Pensavo sarebbe rimasto un sogno. La volevo elegante, di quelle che non perdono mai il controllo. Una che ti fa andare sempre nella giusta direzione. Ma finalmente l'ho trovata. Renault Talisman con l'esclusivo sistema 4 Control a 4 ruote sterzanti. Da oggi Renault Talisman Sporter Executive tua a 399 euro al mese, IVA esclusa, con noleggio Renault Lisa. Offerta riservata ai possessori di partita IVA salvo approvazione ES Mobility. Anche domenica. Nei mercati di oggi stare fermi non è sempre la scelta migliore. Ma in che direzione muoversi? Gli strumenti di investimento sono infiniti, per questo serve un partner affidabile che ci accompagni e si assicuri che non restiamo indietro. Perché in un mondo in continua evoluzione il segreto è non fermarsi mai. Investi con Fidelity. Scopri come su nonstarefermo.it. Messaggio pubblicitario. Prima dell'adesione leggere attentamente il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Boggi Milano presenta Le regole del gentleman. Regola numero 44. Un gentleman mette in discussione le proprie idee. Scopri le altre regole su boggi.com. Boggi, gentleman style. Pronti per l'Oracle Cloud Day? Per essere protagonisti dell'innovazione, per conoscere le future leve di crescita della tua organizzazione, per ascoltare speaker di rilievo e storie di successo, Oracle Cloud Day a Milano il 22 novembre, con il supporto di Accenture, Deloitte, Reply, Soprasteria. Registrati subito su oracle.com/it. È già autunno, è già inverno. Calzature e accessori Nero Giardini, il made in Italy. Quest'anno abbiamo speso un capitale per smaltire gli scarti di produzione. Noi con gli scarti abbiamo guadagnato un capitale. E come avete fatto? Ad esempio, abbiamo venduto i rifiuti organici a un'azienda che li trasforma in tessuti ecosostenibili e trasformato gli scarti plastici in arredo urbano. Scopri come far crescere la tua impresa con le iniziative sull'economia circolare di Confindustria. Iscriviti al workshop gratuito del 15 novembre a Livorno e partecipa al concorso dedicato alle imprese più virtuose. Info su economiacircolare.confindustria.it. Vi invito a resistere! Chi finisce la lezione? Sei solo chiacchiere distintivo! Sei solo chiacchiere distintivo! Domani è un altro giorno. Adriana! Le hai riconosciute? Sono le voci dei doppiatori più famosi. Il prossimo potresti essere proprio tu. Tutte le domeniche alle 14 su Radio 24, Voice Factor conduce Pino Insegno. Perché quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Borse in diretta. Bentrovati da Adriana Fracchia per l'appuntamento con le borse. Piazza Affari è stata la borsa peggiore tra le europee, che hanno chiuso in ordine sparso in attesa dell'esito del voto americano di metà mandato domani. Milano ha perso lo 0,56%, lo spread tra BTP e Bund ha chiuso stabile a 289 punti base. Per quanto riguarda le altre borse europee, Parigi ha chiuso a meno 0,01%, quindi poco sotto la parità. Francoforte ha chiuso a meno 0,21%, Londra più 0,14%. Per quanto riguarda Wall Street, in questi istanti lo Standard & Poor's è positivo a più 0,24% e il Dow Jones è a più 0,52%. Il titolo peggiore di Piazza Affari è stato titolo migliore è stato Campari, che ha guadagnato l'1,56%, seguito da Italgas l'1,36%, Pem l'1,28%. Il titolo peggiore è stato invece STM Microelectronics, che ha perso il 3,91%, poi seguito da Biper Banca, che ha perso il 3,44%. Per quanto riguarda la quotazione euro-dollaro, in questi istanti la moneta unica europea segna 1,14,14 sul dollaro ed è tutto. Da Conad fino al 10 novembre c'è l'operazione BIS. Su tantissimi prodotti paghi uno e prendi due. Un'ottima occasione per venire a trovarci e anche per scoprire che da noi, oltre le cose, ci sono le persone. Conad. Persone oltre le cose. Tre chiamate perse. Acquisire una nuova azienda. Assumere nuovi collaboratori. Acquistare nuovi macchinari. Nuova opportunità per la tua impresa. Rispondi oggi al tuo domani su October.eu, l'innovativa soluzione di credito online per le imprese. Con October basta un minuto per chiedere un finanziamento da 30.000 a 5 milioni di euro. Ricevi un'offerta in 48 ore e i fondi sul tuo conto in una settimana.
Fai crescere la tua impresa. Chiedi un finanziamento su www.october.eu. Il colesterolo era un problema. Oggi c'è Normolip 5 della ESI. Normolip 5 contiene 5 componenti naturali, tra cui 10 mg di monacolina K, una statina naturale ottenuta dal riso rosso, per il controllo fisiologico del colesterolo. Meno colesterolo, meno problemi con Normolip 5. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Info su esi.it. Wow, Marco! È la nuova Mercedes classe A, quella con l'intelligenza artificiale. Chissà quanto ti è costata. Chiediamolo a lei. Ehi Mercedes, parlami della nuova promozione. Certamente. Oggi hai nuova classe A da 220 euro al mese, 35 canoni leasing, anticipo 6.500 euro, TAN 3,90, TAEG 4,88, salvo approvazione Mercedes-Benz Financial. Fogli informativi in concessionaria. Scopri di più su mercedesbenz.it. Grazie Mercedes. Economia circolare, energie pulite e mobilità del futuro. A Rimini dal 6 al 9 novembre, appuntamento con la 22esima edizione di Ecomondo, la fiera internazionale dello sviluppo sostenibile e del recupero di materie ed energia. Radio 24 sarà presente con le sue dirette e appuntamenti speciali dallo spazio CONAI, fiera di Rimini, dal 6 al 9 novembre, padiglione B1, stand 66. Info su radio24.it, in collaborazione con CONAI, Corepla, Corepla. La zanzara. Questo è il punto, mica le differenze antropologiche di DNA, di proclività o meno alla coesione sociale. Il problema è il cattivo esempio dall'alto, il disprezzo della legge dall'alto, per fare voti, voti, anche il condono di questo governo è per fare voti, cazzo, nella regione con i più gravi abusi d'Italia. Scusate se alzo la voce, io la penso così e non c'entra niente essere favorevoli o contrari al governo, a un partito, l'altro. I numeri, i fatti, ecco, dobbiamo guardare a quello, cari ascoltatori.
Sara mi ha fatto diventare gay. Dio mi ha liberato. Non ho avuto una figura maschile nella mia vita e questo ha comportato tante cose nello sviluppo della mia vita. Il diavolo si è insinuato nella mia vita a poco, ingannandomi, mi ha fatto credere che dovessi cercare mio padre in un altro uomo. Il diavolo mi ha fatto credere che avevo bisogno di un altro uomo. No, amico mio, io però ti dico semplicemente una cosa. Volevi il cazzo, cioè, come direbbe, sì, voleva il pisello, no. Cioè, ma questa è la realtà, ma esatto. Ma no, io non lo ritengo ingiurioso, non lo ritengo offensivo. Cioè, a un certo punto ti piaceva il pisello, ma c'è poco da ragionare, la normalità. Ad alcuni piace la pucchiacca, non è in bacca, è la realtà, io dico con affetto. Però non ti puoi. Chi è che ti ha messo nella testa che è stato il diavolo a portarti al pisello, a portarti all'omosessualità? No! No! Non è stato il diavolo! No! Già da piccolo io giocavo con le bambole e non mi piacevano i giochi maschili. Io guardavo i cartoni femminili, non mi piacevano quelli maschili, non mi davano lo stesso piacere che poteva darmi un cartone femminile. Crescendo questa cosa il diavolo mi ha molto ingannato, ha messo un muro davanti a me e non mi faceva vedere la verità. Ma non è il demone, amico mio, quello è il demone scimmia, è un'altra persona, un'altra cosa, un'altra partita. Ha ragione Davide Romano che dice doveva dire che è colpa dell'Europa almeno. Può essere, non lo so, non è né colpa dell'Europa né colpa di un demone, amico colpa mio. Dell'Europa, è colpa del fatto che molto semplicemente ti piaceva, quello io ho detto prima in maniera volgare, lo dico in maniera semplice, ti piaceva l'organo sessuale maschile, ti piaceva il maschio, la normalità, è bello, è stupendo, è meraviglioso, è amore, ma sì, ma è bello per te, per lui è bello, per me no, per te no, per lui è bello, va no, ma io figuriamoci. Il diavolo, cosa c'entra comunque? Andiamo avanti. Poi un giorno all'età di 17 anni io ero cresciuto, mi ero dichiarato con i miei amici, dicevo io sono omosessuale, io a me piacciono gli uomini e io ero felice perché finalmente sapevo chi ero, finalmente avevo acquisito quell'identità che mi era stata rubata, ma non credevo che era un'identità di contrabbando, era un'identità falsa che mi aveva dato il nemico. E questi che applaudono, l'applauso sotto, l'identità di contrabbando che mi ha dato un nemico, la gente che applaude, questi altri che, ma cosa applaudite a cosa? A queste boiate applaudite, ma cosa applaudite? Il nostro nemico non è il popolo, il nostro nemico è la destra, il destino. Mia madre è convertita dal 2007, quindi sapeva la verità. Io avevo fatto la mia preghiera di salvezza nel 2007, quindi a maggior ragione il diavolo ha voluto colpire la mia vita, perché lui mi odiava, perché lui è invidioso, perché a differenza sua io sono figlio di Dio. Lui è stato giudicato, lui è stato sconfitto e lui questo lo odia, l'invidia. Ragazzi, io non ce la faccio più, poi vi faccio sentire altro di questo Alessandro, perché è tutto meraviglioso, da un certo punto di vista è tutto fantastico, stupendo, perché queste cose, come sapete, queste mattane mi piacciono, ma qui non c'è nessun diavolo, te lo voglio ripetere Alessandro, te lo dico con grande affetto, guarda, sono sicuro che qualcuno di questa chiesa, Parola della Grazia, Chiesa Pentecostale, ci sta ascoltando, non c'è nessun diavolo, non c'è stato nessun diavolo, nessun Dio che ti ha fatto rinsavire, nessuna condanna, nessun inganno, nessuna identità di contrabbando, c'era una cosa molto semplice, che ti ripeto per la terza volta, ti piaceva un uomo, ti piaceva un maschio, poi ti sei fissato, qualcuno ti ha messo in testa che è stato il diavolo, no, non è il diavolo, poi per carità non vuoi più, però non ci fare, cioè se non ti piace più quella roba lì e ti piace un'altra cosa, o non ti piace niente, non ci puoi fare la morale su Dio e il diavolo, eccetera. A te ti piace il cazzo? Sweet as the... Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità? Sono molto ingombrante. Non so mai dove mettermi. E non sono l'unico. Qui come me ce ne sono migliaia. Per gestire i tuoi rifiuti industriali, scegli Aerambiente, società del gruppo Aera. Il leader italiano nel trattamento dei rifiuti che con impianti certificati e operatori specializzati ti garantisce soluzioni integrate, tracciabili e nel rispetto dell'ambiente. Vai su www.aerambiente.it o chiama il numero verde 800 185 075.
Giulietto? Allo? Sono Cruciani, come stai? Non c'è male, dimmi tutto. Senti, no, volevo rubarti 5 minuti su questa storia incredibile di Pandora e quello che è successo su Pandora TV. Cioè, incredibile sul serio. No, ma l'accusa che vi fanno è quello di avere manipolato questa intervista, praticamente. Falso, completamente falso. Cioè, tutta la stampa che vi accusa di fare falsi ha fatto un falso clamoroso, perché io non ho mai pubblicato quell'intervista e quindi non posso averla falsificata. Cioè, in che senso non è mai pubblicato, scusa? Io ho pubblicato un commento su quell'intervista, che è altra cosa completamente diversa. Vabbè. Ho pubblicato le cose che io pensavo, non ho pubblicato l'intervista, ho pubblicato il mio giudizio sull'intervista, quindi non posso avere falsificato niente, ho espresso il giudizio come chiunque fa sì. Sulla stampa da tempo, però, da tempo immemorabile. Però scusami Giulietto, sai che io non ho pregiudizi nei tuoi confronti, no? E lì le parole erano completamente diverse, cioè, rispetto al commento che è stato fatto. Vabbè, ma sono 20 righe, uno fa 20 righe dice quello che pensa. Cioè, tu hai attribuito a quel signore un pensiero che non aveva, cioè un pensiero critico nei confronti dell'Italia che non aveva. E invece io ritengo che nelle sue parole c'era espresso in forma molto telefonata una grave minaccia contro il nostro paese. Ma c'è stata la mia valutazione. Ho capito, ma in quel caso non c'era, che poi lui ce l'abbia dentro di sé quel pensiero lì, quel signore, Dijsselbloem là, eccetera, un altro discorso. Basta solo una citazione, a parte la parola implosione che lui usa in questi casi. Cioè, se uno c'ha una responsabilità internazionale, queste parole non le usa. Ma la frase più grave che ha detto è: se non bastasse. Il lavoro della Commissione bisognerà coinvolgere le istituzioni bancarie europee, che vuol dire due cose soltanto: Fondo Monetario Internazionale e Banca Centrale. Sì, ma non c'era nessuna minaccia nelle sue parole. Non c'era nessuna minaccia. Ma come non c'era la sua minaccia? Ma c'è, vabbè, questo lo dici tu, e io invece penso un'altra cosa. Cioè, tu stai dicendo che voi avete interpretato quella cosa là. È un'interpretazione, un commento su quelle frasi lì. Dunque, la fake news non è tua, ma di quelli che hanno parlato di questa cosa. Beh, io chiunque può verificare che io non ho pubblicato nessuna intervista. Io ho fatto questo lavoro che faccio normalmente tutti i giorni. Non è un fake, assolutamente, non è una falsificazione di niente, perché io quel discorso non l'ho pubblicato. Però mi pare di capire che tu sei, da quello che ho letto sul Corriere, che sei a favore di questo governo. No, anche questa è una forzatura che fanno loro, è un'altra fake, cioè una serie di fake, tutte fatte. Mi piace il governo perché è governo del popolo. Io ho detto che questo governo è espressione del voto popolare, come tale lo rispetto. Beh, ti piace allora? Non ho detto, non mi banalizzare tu. No, ma io leggo, quindi mi piace, quindi mi piace. Allora, o hanno scritto una cazzata. No, hai letto dove? Ma dove l'hai letto? Sul Corriere, il governo del popolo, quindi mi piace. Il Corriere. Al Corriere risponderò con calma fra qualche giorno, quando avrò tempo, perché adesso sono a Mosca in questo momento, in bocca al nemico, al diavolo. Sei a Mosca col tuo amico Putin, che magari col tuo amichetto Putin, il giorno dell'unità del popolo. Ti fa insegnare bene come si fanno le patacche allora, Ma chi sei? Ma che cazzo sei? Ti ma fa insegnare come si fanno le patacche. La cosa che mi dispiace di più, quando uno leggeva in passato sulla stampa il nome Giulietto Chiesa, lo attribuiva a un giornalista. Oggi secondo me patacche, glielo devi dire. Richiamalo, glielo devi dire. Patacche. Ogni volta devi finire così. Adesso me lo fai richiamare. Adesso ma non capisco perché gli consenti di dire quello che vuole. Scusa, ma no, ma uno parla e poi uno critica. No, cioè fallo fare, dai il tempo un secondo. Cioè, poi comunque anche Giulietto Chiesa deve abituarsi un po' al fatto che la gente lo critichi, perché altrimenti che cazzo è? Dai, richiamiamo, dai. Pronto? Parlo solo io. No, senti, toglimi dai coglioni questo qua, perché io non lo voglio. Io voglio semplicemente. Ho capito, però la cosa è stata interpretata come una patacca, è stata interpretata come una fake news. E lascia perdere È stata interpretata come una fake news, peggio per chi fa una fake news, perché io non l'ho fatta questa fake news, ribadisco. Dunque, secondo te c'è in Europa un complotto contro l'Italia per fare cadere questo governo? Sei convinto di questo tu? Stanno tramando contro l'Italia? Io sono convinto da tempo che l'Europa
sta facendo di tutto per far cadere questo governo. Questa è la mia con l'aiuto di chi? Con l'aiuto di chi? Cioè, quali sono le forze in campo? Anche dei regolamenti e dei regolamenti diciamo truffaldini in violazione della Costituzione italiana che sono stati approvati dai governi precedenti. Questo è quello che penso. Dunque, questo governo ti se sta simpatico, vuole dai su. Togliere il diritto di no, pensare. Figurati, no, assolutamente, però questo governo allora, ti sta però allora, dillo che non si confondiamo, sta dillo che ti sta simpatico questo governo le però. Opinioni con la falsificazione. Il Corriere della Sera ha falsificato la mia dichiarazione. Ecco un'altra fake news. Al Corriere però hai detto pure nello stesso tempo l'attentato alle Torri Gemelle sono fatti gli americani che dovrebbero mandare a processo ecco esatto, è altra forzatura grave. Io non ho detto che se lo sono fatti gli americani poveri disgraziati non c'entrano niente, no, i dirigenti. Ho detto che certo c'è un gruppo che interno agli Stati Uniti ha organizzato, co-organizzato insieme ad altri servizi segreti l'11 di settembre. Questo lo ribadisco, è dal 2001 che dico queste cose. Scusi, che parlo non c'entrano niente con la parlo con l'ufficio Batacche? È l'ufficio Batacche? Ma perché lo devi chiamare? No, arrivederci. È l'ufficio Batacche? Non mi telefonate più. Scusi, no. Con l'ufficio Batacche parlo. Aspetta, scusami, Giulietto. Volevo capire Giulietto. Chi c'è dietro la morte addio, di Kenny addio, di ufficio addio. Batacche? Giulietto, aspetta chi un attimo. C'è dietro la morte di Kenny di voglio dire a questo Giovanni da Reggio Calabria, che è un noto rincoglionito, noto alle cronache, diciamo, per fortuna non ha il porto d'armi sto rincoglionito. Totale. Servo di quel mascalzone dei Soros. Sei un rigurgito umano. Un rigurgito sei. Servo di quel mascalzone dei Soros. Soros, Soros, Soros. Sei un rigurgito umano. Un rigurgito sei. Servo di quel mascalzone dei Soros. Soros, Soros, Soros. Coniglio Mannaro, Coniglio Mannaro, sei naro, sei naro, sei naro, Coniglio Mannaro, Coniglio Mannaro, sei il rigurgito umano. Direttore, il settore amministrativo è sottodimensionato per la gestione dell'invio della fattura elettronica, ma ho trovato la soluzione. Affidiamo totalmente il servizio a Progetto 2000. Non necessita acquistare alcun software né upgrade. Basta inoltrargli la fattura sia in PDF che XML e ne rispondono legalmente. Direttore, ora costa solo 3 centesimi a fattura. Facciamolo fare a loro. Per info, www.progetto2000.it. Hai sentito? È la tua casa. Ti sta dicendo assicurami. Poste Casa 360 assicura la tua casa da imprevisti come allagamenti, incendi e furti. E da oggi offre una copertura ancora più ampia con la garanzia terremoto e crollo. La tua casa te lo chiede. Il consulente di Poste Italiane risponde. Assicurati alle Poste. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Poste Casa 360 è un prodotto di Poste Assicura del gruppo Poste Italiane. Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo su posteassicura.poste.it e in ufficio postale. È la natura, il grande architetto dei capelli che ha ispirato la formula di Miglio Cress. Dalle ricerche anticaduta, Miglio Cress, forza e densità dei capelli. Miglio Cress, provalo, vedrai. In farmacia ed erboristeria, 2 confezioni al costo di una. Ah, 24,50 €. Una pecorella, 2 pecorelle, 3 pecorelle. Difficoltà 21. Nel prendere sonno? Stress? Smetti di contare le pecore. Conta su melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 €. In farmacia e parafarmacia. Corpo di 1000 cetacei. Acquisiremo in Mantinente ogni penny di quel vascello e poscia innalzeremo il flutto alla vittoria. L'avventura può avere stile con Discovery Sport Black and White Edition. Tua a 18.875 € con Easy Land Rover. Paghi subito la metà e dopo 2 anni puoi tenerla, cambiarla o restituirla. Tanfisso 0, TAIG 097, salvo approvazione della banca. Fino al 30/11/2018. Messaggio pubblicitario, fogli informativi e note legali in concessionaria. Na 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 na. Oh!
La doccia è gelata! Pago bollette su bollette, non funziona niente! Scegli la tranquillità e l'efficienza. Sostituisci la tua vecchia caldaia con una caldaia a condensazione Vaillant e hai subito 7 anni di garanzia in omaggio. In più, entro il 31 dicembre, se cambi operatore per luce e gas, per te 1000 metri cubi di materia prima gas. Scopri come aderire su Vaillant.it o chiama l'800-123-916. Vaillant. Comfort for my home. C'è chi lo chiama vitellone, chi bovino adulto, ma a me importa che sia buono e conveniente. E allora vieni alla Coop. Le fettine di bovino adulto linea origine Coop sono scontate del 30% e provengono da animali allevati senza uso di antibiotici negli ultimi 4 mesi. Buone e convenienti, come le vuoi tu. Dall'1 al 7 novembre nei negozi Coop aderenti. La Coop sei tu. Adesso è allegra. Ma ieri Sofia si lamentava nel cuore della notte. Aveva la febbre altissima. Con AXA ho potuto videochiamare il medico che le ha controllato anche le tonsille. Che sollievo! Con le soluzioni salute AXA e Banca Monte dei Paschi di Siena, scelgo io come curarmi. Scopri tutti i vantaggi nelle filiali MPS e nelle agenzie AXA o vai su soluzionisalute.axa.it. Prima della sottoscrizione, leggere il fascicolo informativo su soluzionisalute.axa.it. Tu, olio originale BMW, che nei meandri del motore ti insinui per assicurarne l'efficienza. Tu, la cui viscosità è un'estasi per ogni cilindro, la cui purezza migliora ogni partenza. Tu, olio originale BMW, ogni volta ci dimostri la tua immensa convenienza. Ogni ricambio originale BMW è inestimabile. Scoprite Servizio di Valore, la gamma completa di interventi di manutenzione per le BMW che già han fatto strada. Visitate bmw.it. La Zanzara. Problemi loro, sono froci, problemi loro. Questa è una puntata di stronzi. Io e la mia fidanzata siamo in India, abbiamo 14 ore di treno, ma a me che cazzo me ne frega, c'ho 3 podcast della Zanzara. Marijuana e Zanzara, buonanotte. Allora, succede questo, che prima per dormire prendevo dei tranquillanti, adesso mi metto sul divano, metto la Zanzara e al quarto vaffanculo, stronzo, figlio di puttana, ebreo, frocio, mi addormento. Perché sono loro un branco, diciamo, di truffatore. Chi? L'Imbas. Scusami, ti ho fatto aspettare, ma arrivo subito da te perché la vicenda di Alessandro, questo della parola della grazia, mi attira troppo. Però stai lì che so che ci devi spiegare una cosa importante. Riprendiamo col grande racconto di questo ex omosessuale che è arrivata all'omosessualità per colpa, dice lui, del diavolo, poi è stato salvato da Dio. Fa parte di una chiesa pentecostale di cristiani, protestanti, non lo so, gli apostoli ci sono. Ragazzi, per me sono tutte puttanate. Detto con grande rispetto delle autorità civili, politiche e militari, perché dai, puoi credere anche nel divino Telma, va benissimo. Continuiamo, Alessandro, vai. Io lo dissi e mia madre subito mi disse: ma c'è qualcuno che ti obbliga ad essere così? Io lì per lì non sapevo che cosa dire. Vi dico che io odiavo mia madre, odiavo, perché lei mi diceva: tu non sei così, Dio può guarire questa tua situazione. Io arrivavo al punto di dire a mia madre: smettila, perché se parli così mi porti una via sbagliata. Ma io non sapevo che era tutto un inganno. E Dio mi ha detto una cosa. Io quando cominciai a pregare, cominciai a fare le mie prime esperienze con Dio, dissi: Signore, io non so come si fa a cambiare, se è la tua volontà cambiami se è la tua volontà. E Dio in questo cominciò a mettermi dubbi: perché sei così? Perché fai questo? Perché non lo fai in modo giusto? Nella Bibbia leggevo tu uomo non puoi avere relazioni carnali con un uomo come si hanno con una donna, questo è abominevole. Dissi: Signore, ma tu pensi veramente che io sia abominevole? E lui mi disse: io non penso che tu sia abominevole, io ti amo così tanto che ti voglio dire, sto bramando la tua vita perché voglio dirti che sei stato ingannato per 19 anni. Non so.
sei stato ingannato, amico mio, non sei stato ingannato, ti piaceva, perché? Perché deve prevalere questa ossessione? Perché deve prevalere questa chiesa, questa parola della grazia sull'amore omosessuale? Perché, amico mio, perché? Perché? Ma continuiamo, proseguiamo in questo grande racconto popolare. Proseguiamo, perché è straordinaria questa voce, mi ha attratto in maniera incredibile, mi sono irresistibilmente attratto da questo racconto. Io sono qui per dire che il diavolo ha rubato la mia identità quando ero piccolo, ma Gesù gliel'ha strappata dalle mani e me l'ha ridata. Me l'ha ridata? Me l'ha strappata dalle mani e me l'ha ridata? Hai sentito? Me l'ha ridata? Me l'ha ridata? Me l'ha ridata? Ma è stupendo. Chiedevo allo Spirito Santo che cosa dovessi dire oggi. E io ieri mattina pregai contro lo spirito, l'omosessualità, dissi: io domani ti svergognerò pubblicamente. Io ti svergognerò pubblicamente, perché per troppo tempo tu hai fatto residenza in questi posti, ingannando persone. E io oggi dico basta, basta. Ma secondo te il diavolo è a conoscenza di questa cosa qua, del fatto che è stato sputtanato questo Alessandro? Non credo in alcun modo, non credo in alcun modo. Conclusione! Senti, conclusione, senti di cosa si è privato questo Alessandro per rinunciare al pisello. Sapete, io subito, quando Dio mi ha cambiato, io ho tolto il vizio del fumo, io ho tolto le chat che mi obbligavano. Mi incatenavano ogni notte, mi incatenavano, non mi vergogno a dirlo, non mi vergogno. Ho tolto la pornografia che mi incatenava, non mi vergogno, non ero programmata questa cosa. E non mi piacevano i giochi maschili, io guardavo i cartoni femminili, non mi piacevano quelli maschili, non mi... A me sembra ancora frase. Giudizio definitivo del vero demone, il demone scimmia, ecco, l'unico demone riconosciuto. Demone, sì, certo. Anche dalla, riconosciuto, no, devo dire, dalla magistratura e dal sistema sanitario nazionale. Però, quindi, in questo caso c'ha ragione, però, cioè, lucidissimo, scusami. Allora, Andrea, scusa, che stavi dicendo sullo squirting, scusa? Ho deciso di chiamarvi venerdì dopo quel fantastico pezzo sullo squirting e di raccontarvi un po' la mia esperienza sullo squirting. Dimmi, dai. Mi è capitato un paio di mesi fa di andare insieme con due signore un po' più anzianotte, diciamo, attorno ai 50, ed entrambe squirtavano. Ammazza il culo che c'hai, io. Cioè, non lo so, è una cosa rara. E tu adesso sei andato con due di 50 anni, in quanto tempo? Quanto tempo c'è stato tra l'una e l'altra? Ma un 10 giorni circa. In 10 giorni hai trovato due che squirtano? Sì, mazza, giuro. Che roba è? Roba incredibile. Pazzesca. Cioè, ti dico, è roba da borse. Cioè, libro, è strano che, no, strano che non. Che le borse non siano in subbuglio. Sì, dico, appunto. Meno male che l'ha data a quest'ora, quando c'è ancora aperta, forse solo New York. Allora, Andrea, dimmi. E comunque, la prima volta lei stava sopra. E ho sentito, diciamo, questo nettare caldo sulla pancia. Ottimo, sì. Lì per lì sono rimasto un attimo spiazzato. Sconcertato, diciamo, no? No, spiazzato. Dopo 4-5 secondi ho realizzato, sì, cosa era successo. E dunque? E la mia reazione è stata quella di andare subito a degustare, diciamo così. È stata questo va bene, questo fa parte, diciamo, del gioco. Ma questa tua telefonata, oltre alla descrizione di questi due eventi, come di cui siamo lieti, no, David, da un certo punto di vista, cioè siamo lieti che siano avvenuti per te. Se lui è felice, anche noi siamo felici, cioè partecipiamo. Della questo tua non felicità. C'entra con la politica. No, questo effettivamente non c'entra. Non c'entra nulla con la politica. No, effettivamente non c'entra. No, non appartiene al sovranismo. No, noi, beh, adesso questo che c'entra? Altro. Che c'entra il sovranismo? La sinistra pensa altro. Ma cosa c'entra? Voi questo? Perché non scopano, scusi. È una cosa che non esiste. No, se io esiste. Non avessi fatto gli accordi con Al-Sisi. Ma se quel che c'entra, scusi, Al-Sisi con lo squirting, c'è un'assonanza, però. Non mi interrompa, devo finire il ragionamento di sinistra. Sì, ma è il ragionamento di sinistra. Qua chiama della gente incredibile. Sì, è vero, questo è vero. Questo è vero, questo è vero. Si mette in discussione il sistema democratico. No, io questo avevo no, detto questo due no, stati fa. Questo no. Questo il no. Rischio di un sistema democratico messo in discussione scusi, la gente che squirta.
No, una situazione con la democrazia. E che c'entra con la democrazia? Sì, non mi interrompa, finisco il ragionamento politico. Non c'è ragionamento politico. La squirting è la tenuta democratica. Bisogna dirlo ad alta voce. Cosa? È una vergogna. Ma questo è d'accordo. Una vergogna assoluta. Sì, questo è d'accordo. Allora, Andrea, qual è il punto fondamentale? Poi io ho un po' parlato, insomma, ho chiesto. Allora? E loro mi dicevano che non è innato lo squirting, comunque. L'hanno imparato, l'hanno imparato dopo, insomma. Dunque? Questo è. Cioè, poi tu dici che è più probabile che avvenga con le donne di una certa età, secondo la tua esperienza? Sì, anche secondo... Sì, questo è... Perché, Desiree ragazzi, da Milano, Andiamo avanti. Desiree da Milano. Cosa può succedere? No, Desiree non mi pare che sia su questo, almeno da quello che ho scritto qua. Dimmi, Desiree, dimmi. Cosa succede qua? Sì, ciao Cruciani. Dimmi. Ascolta, io sono un nome scomodo, imbarazzante in questo momento, ma perché? Mi chiamo così. Perché? Che nome? Desiree. Desiree, tu dici. Perché sì, adesso vabbè. Desiree non è che non vuol dire niente. Non vuol dire nulla, non è che Desiree c'è solo una che è morta. No, lo so, vabbè. Nome scomodo, qui nome scomodo, la poveraccia che è morta, scusa, che nome scomodo. Vabbè, mi sento tirata in causa, non mi piace. Ma non ti, non deve, no, non ho capito, scusami, ma perché ti devi sentire chiamata in causa? Perché ti chiami no, come quella ragazza di 16 anni? Ma ho capito, ma è come se io dovessi, per carità, Desiree non è comune come Giuseppe, non è che tutti quelli che si chiamano Giuseppe coinvolti in cose spiacevoli sono, molti, sono mi devo... Vabbè, comunque, Desiree. Ti senti niente, coinvolta in quanto desideri? Qual è l'argomento futile? Dai, noi siamo la abituati. La signora Isoardi. Vabbè, dimmi dalle Isoardi, che hai da dire su questo tema no, così aulico? No, solo una cosa. Allora, abbiamo già la signora Palombelli. Che c'entra la Palombelli? Non c'entra niente. Che c'entra la Palombelli? No, nel senso, abbiamo la signora Palombelli che fa un programma. Ma che c'entra la Palombelli? Quella fa, si occupa di politica tantissimi anni, fa la giornalista, che c'entra? Sì, vabbè, giornalista, vabbè. Ma che cazzo ne sai te? La Palombelli che fa la giornalista da prima che conoscesse Rudelli, che vuol dire? Tra l'altro. Non lo so. Non lo so. Vabbè, comunque. Squinternata, che non è altro, signora che chiama, è una squinternata. Andiamo avanti. Dunque? No, andiamo avanti dove? No, andiamo avanti a sentire. Cosa dicevamo? Dicevamo niente, non ha detto niente, ha insultato. Dimmi. No, non ho insultato. No, insultato non è insultato, ha detto già abbiamo quella. Che vuol dire già abbiamo la Palombelli? Che paragone è con la cuoca lì? Signore, che potrebbero benissimo fare altro e che invece vogliono in televisione. Ma scusa, vogliono. La Isoardi, tra l'altro, se poi se lei si riferisce alla Isoardi, era già in televisione prima di Salvini. Cioè, ok, d'accordo. Punto. Però questa prova del cuoco se la poteva pure risparmiare. Vabbè, ma adesso, veramente, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, ma che cazzo me ne frega a me della prova del cuoco, eccetera? Non credo che l'abbia... non me ne frega niente. Non credo capito? L'abbia messa Salvini là, era stato deciso prima, non mi interessa. No, ma neanche a me mi interessa. E allora? No, visto che parlavamo di questa visibilità di queste signore che poi si... Signora, lei la verità è questa, lei non ha un cazzo da dire, l'unica cosa che è riuscita a dire è che si chiama come Desiree, come la ragazza... Sì, l'unica cosa, no, dai, l'unica Cruciani, cosa che abbia un minimo di senso. Tu. Ma non ha un cazzo da dire lei, non ha niente da dire, nulla, no, lo zero vabbè. Assoluto, lo zero d'accordo. Assoluto. No, va d'accordo, bene. Si metta, cioè faccia pace col suo cervello e probabilmente troverà impossibile. Dentro, non c'è perché non c'è. Non esiste. No, vabbè, adesso non c'è. Non qualcosa c'è. Ci sarà. Cioè, in qualche rimasuglio del suo cervello, torni cioè cerchi di vedere, di scavare in questo cervello per trovare un minimo di senno, perché non ma mi pare ci sia. Ah, ma cosa scava? Senza senno, addirittura. Ma, vabbè, ma che cazzo non intende? Non ho capito cosa voleva dire, cara. Non si è capito. Che cosa volevi dire? No, vabbè, nulla. Allora ho sbagliato serata, ok? No, hai sbagliato tu. Tutto. No, ma non Fabio si deprima, poverina, adesso mi dispiace tutto anche. Questo perché... mi piace. Fabio da Napoli, Fabio da Napoli. Non si deprima, però, Fabio. Mi dispiace. Dimmi. Fabio. Pronto? Dimmi, Fabio, dimmi. Sì, salve, mi sentite? Sì, sentiamo. Sì, salve, niente, volevo fare una piccola... volevo aprire una parentesi per quel ragazzo di Palermo che avete fatto sentire la registrazione prima. Allora? Niente, ho sentito la registrazione, niente, se avete due secondi volevo precisare solo che quella registrazione che è stata sentita è una registrazione, diciamo, non è stata penso mandata dal ragazzo che ha fatto, diciamo, quella... Chi ha detto che è stata mandata dal ragazzo? È una cosa che era prima pubblica, è una poi... cosa un po' che sta girando, diciamo, sì, che sta girando perché, diciamo, di questa chiesa, tutto, di questa parola della precisare. Grazia, anche tu sei pentecostale? Sì. Sì, io sono di Napoli. Della stessa chiesa della parola della grazia? Sì, è sempre parola della grazia, però è Napoli. Anche tu pensi alle stesse cose? Allora, il discorso tu, che tu anche ragazzo... tu pensi che essere gay significa essere stati in qualche modo occupati, essere stati presi dal demonio?
Presi no, dal demonio non è così. Non è, vabbè, non presi è da quello, ha detto, occupati dal demonio, la mia vita è stata occupata. La, pensi sì. La stessa cosa, sì o no? Se vuoi te lo spiego un attimo, no, se faccio il prima possibile, così te lo spiego più velocemente che posso, perché so che non avete tempo. La verità che diceva il ragazzo, noi prendiamo la Bibbia come pura verità, allora quello che dice Gesù nella Bibbia è quello che noi poi prendiamo per esempio e prendiamo per verità. Allora se Gesù, se Gesù parla del diavolo che esiste e plagia le nostre menti, noi lo prendiamo, diciamo, per verità. E dunque, allora anche secondo te uno che è gay e poi, diciamo, in qualche modo può essere salvato da Dio, dalla preghiera? Allora, Dio può salvare qualsiasi cosa. Allora noi crediamo, come dice Gesù, che il diavolo può influenzare le nostre vite, può farci ammalare, qui non, qui non siamo ammalare, a, qui non, sì, d'accordo, distruggere le vite. D'accordo, e dunque lasciamo perdere quello che può... Cristiano, sei ateo, giusto per sapere. Io sono ateo, ma non è quello il punto. Ateo, qui abbiamo un ateo e un ebreo, ma no, il punto è un altro, scusami. Okay. Il punto è un altro, caro Fabio. Voglio capire se secondo te, questo signore, cioè il diavolo, questo signore chiamasi diavolo, può portare all'omosessualità. Cioè l'omosessualità è una delle tante cose che sono colpa del diavolo. Sì o no? Sì, dovrebbe essere così. Ma dovrebbe essere così, dovrebbe. Amico mio, ma non ce la faccio, fermi tutti. L'allora è droga. Che poi a pensarci bene, tutto è una droga. Anche gli animali trovano droga in natura. In più tutto è una droga, il caffè è una droga, le sigarette sono una droga, il tabacco è una droga, l'alcol è una droga, la carne è una droga, l'insalata è una droga, noi siamo droga, l'ossigeno è una droga, tutto è droga. Droga è vita, vita è droga, la droga è la vita, la droga è la vita è la droga, tutto è droga, tutto è droga. La droga è la vita, la droga è la vita è la droga, tutto è droga, tutto è droga. L'allora è droga, tutto è droga, tutto è droga, droga, droga. L'allora è droga, tutto è droga, tutto è droga. Ogni pianta è una droga praticamente, quindi l'allora è droga. Pronto, assistenza Mini, sono Marco. Sì, Marco, sono fermo ad un semaforo e ho bisogno di assistenza. Ma hai problemi con la Mini? No, quella va che è una meraviglia, sembra nuova. È che c'è questa ragazza che sta passando, è bellissima, ma non so cosa dirle, mi puoi aiutare? Marco, pronto? Con l'usato Mini Next, l'assistenza è attiva 24 ore su 24 per risolvere ogni problema. Della tua Mini, però. In più hai il controllo del veicolo a 360 gradi, 24 mesi di garanzia ed esenzione da manutenzione per 6 mesi o 10.000 km. Scopri di più nelle concessionarie Mini Next. Hai sentito? È la tua casa. Ti sta dicendo assicurami. Poste Casa 360 assicura la tua casa da imprevisti come allagamenti, incendi e furti. E da oggi offre una copertura ancora più ampia con la garanzia terremoto e crollo. La tua casa te lo chiede. Il consulente di Poste Italiane risponde. Assicurati alle Poste. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Poste Casa 360 è un prodotto di Poste Assicura del gruppo Poste Italiane. Prima della sottoscrizione, leggere il fascicolo informativo su posteassicura.poste.it e in ufficio postale. Loro sono i rossi, professionisti delle notti in bianco. Sì, perché con due bambini piccoli di dormire non se ne parla. Ecco, appunto. Però c'è un lato positivo. Scegli l'offerta notte e festivi di Enel Energia, che ti dà il prezzo della componente energia gratis nei giorni festivi e tutte le notti. Qualunque sia la tua energia, c'è una soluzione di Enel Energia per te. Dettagli dell'offerta su enel.it. Enel Energia, per il mercato libero. Centrale Software, die beste ERP für italienische Unternehmen. Non serve un software gestionale tedesco per un'impresa italiana che vuole diventare grande. L'ERP di Centro Software gestisce CRM, pianificazione, produzione, MES, logistica, supply chain, controlli qualità, finanze, amministrazione ed è anche interconnesso con gli impianti produttivi per Industry 4.0. Scopri l'ERP ideale per la tua impresa su centrosoftware.com. Centro Software, il miglior ERP per le imprese italiane. Se potessi scegliere, sconterei tutti i miei prodotti preferiti. Allora vieni alla Coop. Fino al 14 novembre scegli tu quali prodotti Fior Fiore Coop scontare del 25%. Tante eccellenze gastronomiche italiane e dal mondo. Perché la Coop sei tu. Verifica le modalità su ecoop.it.
Un antico proverbio orientale recita: se i problemi sono insormontabili, fa come la luna che incontra il sole, eclissali. E cosa significa, maestro? È semplice. Vai alla ricerca della nuova Smart for Fortnite Silver con pacchetto sportivo, cerchi in Lega Black da 16 e Cool Media. Poi, quando ti sarà rivelata la rata, ma solo quella di Mercedes-Benz Financial, le preoccupazioni diventeranno un pallido ricordo. Ora finisci di meditare, poi visualizzati in uno Smart Center o su smart.com. Pronti per l'Oracle Cloud Day? Per essere protagonisti dell'innovazione, per conoscere le future leve di crescita della tua organizzazione, per ascoltare speaker di rilievo e storie di successo, Oracle Cloud Day a Milano il 22 novembre, con il supporto di Accenture, Deloitte, Reply, Soprasteria. Registrati subito su oracle.com/it. Cos'hanno in comune Isaac Newton, Winston Churchill e John Kennedy? L'assicurazione Aviva. La solidità di un grande gruppo, con oltre 300 anni di storia, leader in Inghilterra e tra i principali in Italia. Oltre 33 milioni di clienti al mondo l'hanno già scelta. E tu cosa aspetti? Aviva è molto più di un'assicurazione. Scopri anche tu Aviva. La Zanzara. Anche da Marrakech si ascolta La Zanzara. Il tuo business è a prova di futuro? Cogli tutte le opportunità dell'economia digitale con Mauden, Platinum Business Partner di IBM, che da oltre 30 anni guida l'innovazione nelle aziende. Mauden integra le architetture multicloud per gestire processi analitici sempre più complessi con l'intelligenza artificiale e le infrastrutture di ultima generazione come IBM Storage e IBM Power Systems, oggi disponibili con imperdibili promozioni finanziarie. Richiedi subito un check-up gratuito della tua infrastruttura IT. Vai su mauden.com/radio24. Strade in diretta. Buona serata, ben ritrovati. Si verificano code per un incidente sulla tangenziale est di Milano tra l'innesso con la 1 e Lambrate verso Venezia e a causa di un altro incidente code sulla 1 Milano-Napoli tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione Milano. Per un incidente risolto si rallenta sulla Firenze-Pisa-Livorno tra la Strassigna e Ginestra-Fiorentina verso Livorno. È tutto per ora, ci risentiamo più tardi, a dopo. Promo 24. Inizia una nuova era per la fotografia. Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, presenta EOS R, la prima fotocamera mirrorless full frame con l'innovativo innesto RF. A 30 anni dal lancio, il sistema EOS si rinnova con prestazioni ancora superiori, ridefinendo gli standard della qualità ottica e offrendo un'incredibile flessibilità creativa. Autofocus performante anche al buio, obiettivi più luminosi della categoria e corpo macchina completamente personalizzabile sono solo alcune delle innovazioni del sistema. La magia dell'esperienza fotografica con EOS R non si può raccontare in pochi secondi, ma si può vivere durante il Capture the Future Tour di Canon. Prossime tappe Catania e Milano. Per saperne di più, canon.it/pass. La Zanzara. Non sapevo che Ramelli fosse uno scambista. Molto interessante. Raga, anch'io sono drogato de Zanzara, ho 25 anni, l'ascolto ormai da quando ne ho 20, trombo, studio, vado alle mostre, leggo, guardo i film e ascolto la Zanzara, dai cazzo! Gianni, comunque, io e la mia ragazza quando facciamo l'amore di solito ascoltiamo sempre le puntate in podcast della Zanzara. Ci piace da morire perché ci diamo tantissimo, vero amore? Sì, è vero. Beh, caro David, arrenditi. Non stupiamoci poi di come va il paese, insomma. Non stupiamoci. Ma c'è un grande ritorno qui alla Zanzara, il mio amico Gimbo Tognazzi. Buonasera. Buonasera, situazione a tutti voi, come va? Non c'è male, come andiamo, caro Tognazzi? Quanto hai goduto per il gol di Romagnoli ieri sera? Dimmi, è meglio il gol di Romagnoli oppure una grande trombata? Dimmi subito, eccola, dimmi subito. Paragone, io direi una grande trombata, però in generale, però il gol di Romagnoli, insomma, si avvicina perlomeno a un petting.
si avvicina a un petting. Cioè, guarda, io pensavo che tu dicessi che faresti volentieri a scambio tra il gol di Romagnoli al 97esimo, tu grande tifoso del Milan, e una trombata. Invece no, cioè la trombata è sempre meglio. Dici, bah, insomma, Beh, sì, diciamo che io in questo momento vivo una seconda giovinezza con mia moglie, quindi direi. Che vuol dire una seconda? Che vuol dire una seconda giovinezza? Molto bene, viva. Bene, cioè, nel senso che hai avuto un momento di pausa sessuale che invece adesso stai riprendendo? No, quasi sempre le ha lei le pause, io potrei non averle, ma sappiamo che obbligatoriamente c'è una pausa ogni tanto. Ogni tanto c'è una pausa, sempre alle donne, sì. Naturalmente, tu non volevi, diciamo, questa cosa qua. Beh, maestro, no, Tognazzi, dai, lui si chiama, dai, Tognazzi, bello, ragazzi, ma è importante. Bello fare all'amore. Poi io sono stato uno scavezzacollo, invece con mia moglie c'è un'intesa straordinaria. E scusa, da quanti anni stai con tua moglie? 15. Da 15 anni, adesso non mi vorrei, non mi vorrei dire, caro Gianmarco, che in 15 anni, mai, che in 15 mai. Anni, posso garantirtelo io, ma mai. Che c'entri tu, che lo conosco benissimo, ma che ne mai. Sai tu, ma che ne la puoi sapere tu, bene. Mai, mai ma fatto. Che vuol mai, dire mai, per mai, bene, mai. Pensa che per una volta ha ragione Davide. No, dai, ma in 15 anni non hai conosciuto mai. Un'altra donna, mai. No, io ho una teoria, io ma tuo padre si rivolta dalla tomba, amico mio, ma no, ha fatto prima, Giuseppe, tu dimentichi i casini che ho combinato io negli anni precedenti. Io ne ho 51, anzi meno 49, perché io conto al contrario dopo i 50, quindi ne ho meno 49, ma io fino a conoscere mia moglie avevo anche 5 fidanzate contemporaneamente, ho fatto, cioè, delle tu robe. Mi stai dicendo che da prima, cioè, la cosa più incredibile che hai fatto prima di tua moglie, tanto si dice sempre prima della moglie, comunque la cosa più incredibile qual è stato? 5 fidanzate che hai fatto? Cioè, facevo il tour, era una a Milano, una a Torino, una vicino Viareggio e due a Roma. Era un casino, non ricordavo a chi dicevo cosa, quindi facevo anche delle figure di merda, era un casino, ma ero molto giovane. Mi fermi tutti però, mi scrive un capo redattore della Rai, dice: amico mio, puoi dire a Giuseppe che il gol di Icardi allo stadio al 92esimo contro il Milan è meglio di una trombata. Beh, certo, dice, ma infatti, Emiliano, ma infatti anche secondo, non diciamo il cognome, il grande Emiliano. Ma secondo me anche Gimbo la pensa così, cioè anche Gimbo pensa che il gol di Romagnoli a Udine è meglio di una trombata con una pornostar o con una super figo o con la moglie, se lui, come dire, è innamorato della moglie. Ma è chiaro, è chiaro che è così. Beh, no? diciamo che la durata del godimento è più o meno la stessa. Cioè, in che senso? Però dura quei 15 secondi. Ah, quei 15 secondi, la palpitazione, diciamo. La palpitazione è uguale, sì, la palpitazione è assolutamente identica, ma io ieri non ho potuto assistere a tutto ciò perché ero in aereo e sai che nonostante siamo in un'era ipertecnologica, in aereo ancora non è. Cioè, in aereo ancora non si può vedere la partita, sì, d'accordo, però amico mio, tu... No, ma neanche sentire con una radio, vedere una news, non si può fare un cacchio dall'aereo. Allora, comunque, diciamo la verità, riprendendo il tema della tua vita, io voglio fare un paragone, perché secondo me ci sta. Se ci fosse stato il Me Too all'epoca di tuo padre, secondo me sarebbe finito in galera. Sì, no, sicuramente. Come sicuramente. Sì? Sì, lo vedi? Come vedi? Sì, ma certo, ma suo padre che era uno, come dire... Ma non per una questione di minorenni, maggiorenni, cioè, a parte che Ugo diciamo, giocava di sponda, aspettava una grande disponibilità perché secondo me prendeva molto male l'ipotesi di essere rifiutato, tant'è che una volta, racconta, che era in America e adocchiò una donna americana che ricambiò lo sguardo, due volte, Ugo insistette con lo sguardo marchione e lei gli iniziò a dire Ugo. E Ugo quindi a quel punto si fece avanti e lei gli disse you go battere, dice, sì, gli stava dicendo, ha capito Ugo, ha capito. Però scusa un attimo, veramente, cioè, secondo me con il tipo di moralismo che c'è adesso, in cui, diciamo, la seduzione viene spesso scambiata come molestia, secondo me veramente tuo padre rischiava serio, cioè, una volta mi hai raccontato una cosa che ha fatto sul set, incredibile. Prima di mia moglie rischiavo serio pure io, allora, a questo punto, cioè, dipende, cioè, c'è sempre questa sottile linea, no? Che andrebbe capita o andrebbe anche identificata tra qual è, diciamo, la provocazione, l'avance, e qual è in realtà invece la molestia. Ecco, ma questo movimento Me Too non ha portato fondamentalismo, secondo te, in queste vicende qua? Cioè, non ha portato terrorismo? In alcune cose,
Sì, secondo me in alcune cose hanno ragione, ma in altre cose ci sono degli eccessi tipici poi certo. delle manifestazioni nel nostro paese, dove tutto è o da una parte o totalmente all'opposto. Invece forse la problematica sta nel mezzo e andrebbe... Scusami, ma una volta mi hai raccontato che tuo padre sul set è riuscito a trovarsi una, che è successo direttamente? Quella roba lì era però sempre, in una scena in cui erano... a letto, doveva tra un cambio scena e un altro, lui azzardò l'avance ma sai, Ugo non è che si faceva tanti scrupoli, ma erano tempi diversi. Ho capito, cioè, ma chi era la protagonista? La protagonista chi era? Giuseppe, no. Ma riuscì? Lì divento io volgare anche per... Ma tra una scena e l'altra riuscì a inzuppare biscotto? Non ho capito, sì. Tanto per essere chiari. Ma, allora, poi sempre, o qualsiasi cosa tu racconti che in qualche modo comprende Ugo, alla fine viene vissuta quasi come una scena del film, anche le cose che succedevano a casa, se tu le vai a raccontare, hanno sempre qualcosa che fa parte. Però in altri tempi, se avesse fatto oggi un tipo di operazione del genere, cioè provarci con una esplicitamente durante una ripresa, eccetera, eccetera, la galera era sicura. Adesso la galera è una metafora, ovviamente. Ma sai, questo dipende sempre anche dall'altro soggetto, In quel caso ci stava, dici, in quel caso ci stava. Ed è lì il problema. Qual è la linea di demarcazione, certo, tra una che ci sta e poi dopo per mille motivi può anche dire che lei in realtà non ci stava? È questa la cosa che io... Senti, domanda molto semplice. Pelosa o rasata? Direi di Bosco e di Riviera, quindi potrebbero andare bene tutte e due, però io sono per un taglio alla San Siro, bello. Ma come ti risponde pure? Cioè, un taglio alla San Siro, tu dici un taglio, un pratino, diciamo, pratino. Una cosa, cioè, la cosa folta non ti piace, la cosa folta. No, mi piace comunque la cura. Poi il discorso la cura, così, amico mio, la gallina spennata, è troppo. La gallina spennata. Cos'è? Di cosa parlate? È un altro tema fondamentale di questo periodo. Venerdì scorso abbiamo avuto una sacerdotessa dello squirting. Ti è mai capitato? No, ma tu sai. Io ho preso un colpo. L'unica volta che mi capitò negli anni 80. Solo negli anni 80 ti è capitato? Sì, mi è capitato una volta in vita mia. Una volta negli anni 80. E che ti è successo? Ti sei sorpreso? Ti sei impaurito? No, mi sono spaventato. No, ho preso paura. Allora, dalla paura e dallo spavento di Gimbo Tognazzi di fronte alla donna che erutta, torniamo tra pochissimo con questo grande racconto popolare. Per il tuo cervello scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile. Oh, ma chi è che sta parlando? Ma sempre quello coglione. La crescita psicologica. Nella prima fase della vita, il bambino è totalmente dipendente dalla figura materna. Nell'adolescenza, è importante il rapporto con il gruppo e i modelli. Nell'età adulta arriva Inez in azienda. L'individuo si libera dai vecchi schemi di organizzazione e il suo talento si esprime al massimo. Aggiornatevi sulle soluzioni HR per la crescita nell'impresa su inez.it. Inez, software, cloud, outsourcing, consulenza. Quando arriva è sempre festa, vivace nel colore, inimitabile nel gusto, per ogni pasto il piatto giusto. Prosciutto Toscano DOP, la tradizione del sapore. L'intervento è realizzato con il cofinanziamento FEASR del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione Toscana sotto misura 3.2. Nei mercati di oggi stare fermi non è sempre la scelta migliore. Ma in che direzione muoversi? Gli strumenti di investimento sono infiniti, per questo serve un partner affidabile che ci accompagni e si assicuri che non restiamo indietro. Perché in un mondo in continua evoluzione il segreto è non fermarsi mai. Investi con Fidelity. Scopri come su nonstarefermo.it. Messaggio pubblicitario. Prima dell'adesione leggere attentamente il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Che suono ha il cambiamento? Quello della forza del vento? O dell'impeto dell'acqua? Cambia anche tu. Scegli Iberdrola, uno dei leader mondiali nell'energia rinnovabile. E se sottoscrivi l'offerta Eco Click Casa Luce entro il 15 gennaio 2019, hai il 20% di sconto sulla componente energia. Chiama l'873 60 60 o vai su iberdrola.it. Lo fai per te, lo fai per il pianeta. Iberdrola.
corpo di mille cetacei. Acquisiremo in mantinente ogni penny di quel vascello e poscia innalzeremo il flutto alla vittoria. L'avventura può avere stile con Discovery Sport Black and White Edition. Tu a 18.875 euro con Easy Land Rover. Paghi subito la metà e dopo due anni puoi tenerla, cambiarla o restituirla. Tanfisso 0, TAG 097, salvo approvazione della banca. Fino al 30/11/2018. Messaggio pubblicitario, fogli informativi e note legali in concessionaria. Dottoressa, aiuto! Soffro della sindrome da dichiarazione dei redditi. Novità, normative, continue richieste. E poi acconti, versamenti, vedo cartelle ovunque. Si calmi. Ora chiuda gli occhi e immagini di avere subito tutte le risposte. Tutte? Sì, immagini uno strumento che ragioni come lei. Sto già meglio. Lei è proprio la numero uno. Non io. One Fiscale, la nuova soluzione digitale Wolters Kluwer per commercialisti e aziende con i contenuti IPSOA e il fisco. È semplice. E One.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Borse in diretta. Ben ritrovati da Adriana Fracchia per l'appuntamento con le borse. Chiusura contrastata per le principali borse europee, con Milano maglia nera, ha perso lo 0,56% per quanto riguarda il FTSE MIB, per quanto riguarda il FTSE Share ha perso lo 0,54%. Seduta in terreno negativo anche per Francoforte, che ha perso lo 0,21%, mentre Parigi ha terminato le contrattazioni sulla parità meno 0,01%. In crescita invece Londra più 0,14%. Wall Street procede contrastata la vigilia delle elezioni di metà mandato, coi tecnologici in forte calo. Il Dow Jones sale in questi istanti esattamente dello 0,80%, per quanto riguarda lo Standard & Poor's 500 avanza dello 0,60%. Perde invece il Nasdaq. Piazza Affari, dicevamo, è stata la borsa peggiore tra le europee. A Milano le banche hanno pagato il giudizio critico di Goldman Sachs, che prevede utili in contrazione. Carige ha aggiornato i minimi cedendo il 4,6%, male anche Bipper Banca, che ha perso il 3,44%. In crescita invece Campari, che ha guadagnato l'1,5%, Italgas l'1,3% e Saipem l'1,28%. Lo spread tra BTP e Bund ha chiuso stabile a 289 punti base, con rendimento del decennale del tesoro al 3,32%. Per quanto riguarda invece il mercato dei cambi, in questi istanti l'euro quota sul dollaro 1,1413. Ed è tutto. Ciao imprenditori! Sì, sono io, la fattura elettronica. Tutti parlate di me, alcuni mi temono. Eppure potete lavorare meglio di prima. Basta scegliere i software professionali Dialog Buffetti. Così pratici, convenienti. Con Dialog Buffetti inviate e archiviate le fatture elettroniche senza costi aggiuntivi e in tutta sicurezza. Così voi imprenditori potete occuparvi di cose più importanti di noi fatture. Fossi in voi, sceglierei Dialog Buffetti. Poi fate voi, eh? Anche la fattura elettronica sceglie i software Dialog Buffetti presso i rivenditori Buffetti e su Dialog.it. Vuoi avere di nuovo capelli forti e vitali? Ritrova la tua immagine ideale grazie alle ultime novità della ricerca medica e scientifica. Test genetico per la predisposizione alla calvizie. Trattamenti specifici. Autotrapianto capelli FUE dai risultati naturali e permanenti. Siamo in tutta Italia. Istituto Elvetico Sanders. Chiama subito e prenota la tua visita specialistica gratuita. Numero verde 800 283838. 38. Istituto Elvetico Sanders. Da sempre i migliori alleati dei tuoi capelli. Hai già scoperto Sky sul digitale terrestre? Una grande TV tutti i giorni per tutta la famiglia, con lo spettacolo della Serie A, le partite delle italiane in UEFA Champions League e UEFA Europa League, per continuare a vedere i canali premium di cinema e serie e in più avere le serie TV e i grandi show di Sky come X Factor e Masterchef. Per attivarlo basta la tua tessera premium. Scopri subito l'offerta che abbiamo pensato per te. Cosa aspetti? Chiamaci 020220. Info su sky.it. 3 chiamate perse. Acquisire una nuova azienda. Assumere nuovi collaboratori. Acquistare nuovi macchinari. Nuova opportunità per la tua impresa. Rispondi oggi al tuo domani su October.eu, l'innovativa soluzione di credito online per le imprese. Con October basta un minuto per chiedere un finanziamento da 30.000 a 5 milioni di euro. Ricevi un'offerta in 48 ore e i fondi sul tuo conto in una settimana. Fai crescere la tua impresa. Chiedi un finanziamento su www.october.eu. Risponde con AI per le imprese.
Sono un imprenditore, vorrei sapere come si finanzia CONAI. Sono una consulente fiscale, quali sono i soggetti obbligati ad aderire al CONAI? È vero che dal 2019 sarà introdotta anche una diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta? Ho letto un articolo sul riciclo, mi piacerebbe saperne di più su CONAI. Vai su radio24.it, entra in CONAI per le imprese e inviaci la tua domanda. La zanzara. Mi sembrate un po' mosci, facciamo un gioco. Allora, tutte le puttane da una parte e i froci dall'altra. Ma io non sono mica frocio. No, il gioco delle bugie lo facciamo dopo. Allora, io conto fino a 30 e nel frattempo voi vi scambiate le mutande. No, Davide, come dimenticarlo? Ragazzi, vi leggo questo passo. Insieme ai pacchetti di lettere d'amore di Ben, che è Mussolini, furono trovati in abbondanza tubetti di Hormovin. Era l'austero padre di Claretta, medico di grande intraprendenza se non di chiara fama, che si era assunto l'incarico di potenziare la virilità dell'eccezionale amante della figlia. Stiamo parlando del duce che prendeva il Viagra, sostanzialmente. L'afrodisiaco veniva chiamato Hormovin, prodotto da un laboratorio tedesco della Ruhr, che risponde perfettamente alle esigenze del duce. Cosa conteneva questo Viagra degli anni 30? Cosa conteneva? Muirapuama, iohimbine, idroclorite e lecitina pura, un cocktail che faceva dell'Hormovin l'antenato del Viagra, non meno potente e non meno efficace secondo le dosi che venivano assunte. Capito? Incredibile le cose che si imparano qua. Cioè, incredibile. Il duce prendeva anche lui il Viagra. Ma abbiamo con noi per alcune super confessioni il mitologico Gianmarco Tognazzi. Come andiamo, Gianmarco? Tutto bene? Molto bene. Ma il Viagra tu fai uso? Evviva. No, devo dire ancora non. Insomma, mi serve. Sei perfetto, sei perfetto, non tradisci, non usi il Viagra. No, a puttane non ci vai? No. Neanche. Mai andato? Direi proprio di no. Mamma mia, ma c'è tuo padre veramente altro che tomba. No, la mia è paura, non è, anzi, mi fanno una grande simpatia e devo dire le voglio bene. Sei a favore della legalizzazione come noi. Chiaramente non quelle sfruttate, parliamo di quelle che. Però non frequenti, non hai mai frequentato. Non ho mai frequentato, però sarei per le case chiuse e riaperte, ovviamente. E per esempio, tu alla tua venerante età di 51 anni ti masturbi ancora, per esempio? Io sì. Sì, beh, è fondamentale. Come sì? Ma certo che è fondamentale. Ma sì, ma anche più volte. Ma sì, più volte in che senso? Più volte al giorno, dici? Beh, sì, ci sono quei momenti in cui si scatta il raptus. Strozzare il gallo è una cosa buona e giusta. Ma sì, ma scusami, Davide, ma qual è il problema? Ma qual è il problema? Ma è normale che sia così? Cioè, perché non dovrebbe essere così? Perché uno dovrebbe strozzare il gallo? Ma perché uno dovrebbe strozzare essere. Il gallo. Effettivamente, come strozzare il gallo non l'ho mai sentita io. È un'immagine terribile. Dai, strozzate il gallo. Comunque, sul tradimento, tu mi ricordi molto tuo fratello che ha confessato una volta, ti ricordi, Davide, di avere in collegamenti due telefoni, Ricky Tognazzi e la moglie, immenso, con Simona Izzo, hanno i due telefoni collegati tra di loro, cioè praticamente vedono tutto di quello che fa l'altra persona, tutto, non è che veramente? Non lo so io, ma mi hanno raccontato una volta, l'hanno raccontato anche pubblicamente una volta, ma non è che tu hai la stessa cosa. Loro sono sempre insieme, loro sono una cosa unica, quindi anche i telefoni fungono praticamente nella stessa unione, no? Sì, non lo so, ma tu non fai lo stesso metodo, no? No, ma non ce n'è bisogno, anche perché io ti devo dire che esiste anche quando vieni in qualche modo adocchiato e importunato, e siccome tutte le volte che in passato, quando ho fatto, diciamo, quando ho tradito, se la vogliamo mettere così, mi sono ritrovato sempre con donne estremamente sportive, in teoria. Non come la Isoardi che pubblica le cose lì, no? Che pubblica, vabbè. No, la Isoardi me la sono persa, che ha fatto? No, ha pubblicato una foto con Salvini sul letto, vabbè, con tutta una cosa. Questo, scusate, me lo sono perso, ero più concentrato su me stesso, allora? per cui stavo dicendo che tutte quelle con cui si partiva sportivamente e reciprocamente, poi diventava una tragedia, storie, devi lasciare lei, le cose. Allora, questa cosa nel tempo, siccome mi sono sempre
sempre ritrovato in queste situazioni, mi ha talmente scassato che quando qualcuno mi si avvicina, io subito, diciamo, quando capisco che l'intenzione è quella, io subito chiedo 3.000, tanto per incominciare. In che senso, scusa? 3.000, se mi paghi, sì, se mi paghi tu, se mi paghi. Cioè non è per avere dei soldi, dici? Non è per non è per avere dei soldi. È per respingere, è per respingere. No. In teoria è per respingere, è chiaro che nel momento in cui una ti dovesse tirare fuori ti trovi nell'imbarazzo di mo che faccio, però in realtà è quello che è molto utile è che alla fine, voglio dire, no? Lei si dilegua. Ah, cioè, importante far andare via la persona. L'importante è che lei si dilegua. Senti, ma tu... Non è per la prestazione, Giuseppe, non è per la prestazione. Per che cosa? È per tutte le rotture di palle che ti dà dopo. Che vengono dopo. Ma eravamo rimasti allo squirt, la tua unica esperienza dello squirting. Sì, purtroppo sì. Purtroppo un po' come Ruggero dei Timidi, io mi spaventai. Cioè ti sei spaventato negli anni 80? Ma spaventato? Ma sì, perché parliamo di... Fine metà degli anni Ottanta. Descrivi la scena un attimo, perché non sapevi niente. Descrivi la scena. Io non sapevo nulla, e per cui a un certo punto mi sono reso conto che c'era qualcosa che non andava, perché era veramente una situazione incresciosa. Adesso non vorrei essere cioè era tutto veramente molto Bagnato, diciamo, molto allagato, sì, molto allagato. Sì, ho buttato il materasso. E che cosa hai pensato? Ho pensato che stesse, ma com'è possibile? Cioè, poi non se ne parlava in quegli anni, ragazzi. Non è e che quando è che hai idea. Capito? Quando è che ti hanno spiegato? Subito dopo, immagino. No, io l'ho presa sempre, cioè non l'ho mai approfondita. Cioè, poi pensavi che fosse cosa. Una malattia. Quando è che hai capito che non era una malattia, ma era... Quando sono iniziate a uscire, poi gradualmente, diciamo, le notizie che questa era in realtà una... Una femme fontaine, una donna fontaine. Di alcune donne, sì. Ciao amico mio, a presto, ciao. Ciao caro, tesoro, ciao. Ma chi c'è qua? Vedo Enzo da Padova. Chi è Enzo da Padova? Sono Enzo Spatellino. Enzo, buonasera, adesso, buonasera ai radioascoltatori. Adesso chiama pure. Chiamo pure. Sì. Sei un delinquente, vigliacco. Ma che ha fatto? Che ha fatto? No, mi avete fatto aspettare, datemi almeno un minuto per parlare. Andate su Google a vedere chi è Spatellino. Andate a vedere su Google. Calma. Stai zitto, capra! Come hai detto che io avrei tenuto in bocco la mia fratello, quel disgraziato? Informati meglio ai tuoi informatori padovani, fra cui qualche spurio sfigato pseudo giornalista, che io sono parte lesa in quel processo. Vigliacco miserabile che non sei altro! Io non ti denuncio perché non sono un Pierino. E non sono abituato a frequentare le aule dei tribunali. Perché saresti costretto a dimostrare che ho ragione. Tu non vali niente. Vabbè, ma qual è la tua rimostranza, Enzo? Racconta la storia di tuo fratello. Ragazzi, ma chi se ne frega? Racconta cosa ha fatto tuo fratello. Lui si deve... Difensore del popolo! Lui fa in modo che... Difensore del popolo! È la sua tattica! Dimmi. Sono delinquente, è la tattica sua che non difensore mi fa parlare del popolo. Che è successo? Scusami, spada lì, che è successo? Lui lo fa apposta. No, lui, ma che è successo? Non ho capito. Allora, Cruciani, intervieni almeno un minuto, fammi parlare. Un minuto, adesso facciamo il clock adesso, scatta adesso, no. 45:38, vai. Lui si deve confrontare con me sui contenuti. No, ma che è successo? Qual è la tua rimostranza su tuo fratello? Cosa vuoi dire a David? Dillo chiaramente, ecco. Dillo. Che dica ai suoi informatori che andassero alla Guardia di Finanza di Padova o in Procura a Padova per vedere gli interrogatori, i verbali. Vigliacco, Parenzo, non devi parlare male dei familiari. Cioè tu sei vittima di tuo fratello, tu sei vittima di tuo fratello, questo è il punto. È come se io usassi espressioni volgari nei confronti degli ebrei. Io mi confronto sulla dialettica politica, Cruciani. Sembra un po', però minniti, Davide. Non sembra. Lui è ricco, io sono povero. No, ma che non ho i soldi degli ebrei. Io non ho parenti coinvolti nei crack. Io ho la mia dignità. Non ho la parenti coinvolti nei crack. Cruciani. Va bene. Sono valori qui non ci sono né ricchi. Qui non ci sono né ricchi né ebrei, eccetera. Qui ci sono le idee e quello che uno pensa. Qui c'è uno stronzo che è quello che ha appena chiamato. Allora, perché non ci confronta sulle idee? Ma quali idee? Perché non mi censura sui contenuti? Ma non ci sono contenuti. Tu
ma non ci sono contenuti. Ma scusami, Spadalino, ma non ci sono contenuti. Ma scusa, Spadalino, ma sei tu che hai cominciato con i sacchetti a perdere? Questo sarebbe il contenuto. I sacchetti a perdere. Non cambiamo discorso. Lui ha detto che io ho retto il moccolo a mio fratello, sì, perché non è mia abitudine, non faccio il pierino, non sono abituato a frequentare le aule del tribunale. Ma ragazzi, basta con queste querele. Lui è un villano, lui è una capra, vabbè, lui è un delinquente. Andate a vedere chi è Spadalino, per favore, grazie, poi giudicate. Andate su Google. Solito, non ti confronti su dialettica politica. Andate io su non Google. Mi vergogno di dire che sono andate di destra. Su tu Google. Sei di sinistra. È un motore di ricerca. Contenuti politici. E ricercate la parola sinistra. Forse neppure la troverete più. Sei un miserabile. Ti parlo con il cuore in mano. Confrontati. Vabbè, ciao Spadalì. Ciao Spadalì. Ciao caro, arrivederci. Via il vino. Roberto da Firenze, vai che stiamo finendo, vai Roberto, dimmi. Sì, salve, io sono scandalizzato dalla poca indignazione che c'è stata da parte dell'associazione LGBT sulla questione del ragazzo convertito. Perché devono essere scandalizzati? C'è molta più indignazione sul frocio ricchione che non su ma più che altro per quello che ha detto, non sulla conversione. E vabbè amico mio, però sul adesso perché le organizzazioni LGBT si dovrebbero scandalizzare perché ha detto questo ragazzo? Meno male che non si sono scandalizzati. Si scandalizzano per Frocio e Ricchione. Va bene, d'accordo, ma infatti non si dovrebbero scandalizzare nemmeno per Frocio e Ricchione. Però, amico mio, cosa c'entra? Questo qua ha raccontato la sua grande esperienza di essere stato oppresso da Satana, di essere stato convertito da Satana al gheismo. Ma quello diciamo sarà un futuro violento, oppure un futuro repressivo. È una persona che starà male. Non lo so adesso che starà male. Tu essere frocio, tu essere gay, esatto, tu Roberto? Esatto. Se io ti dico frocio, per esempio, tu ti offendi, no? Frocio. Ma assolutamente no. Vedi Parenzo che si può dire. È quello che mi fa incazzare. Mi fa incazzare perché fanno un sacco di casino quando si parla di frocio e ricchione. E invece e poi c'è una questione del genere. Vabbè, ma questa è una piccola chiesa locale di Palermo, di quattro gatti, eccetera. È molto divertente il racconto. Caro Roberto, vuoi dire tu una parola a questo signore, a questo ragazzo Alessandro? Digli, amico mio, non è il diavolo che ti ha portato verso l'omosessualità, è che ti piaceva una cosa. Cosa ti piaceva secondo te? Il cazzo. Bravo. Ma gli piace ancora. Secondo te gli piace? Il cazzo, basta sentirlo parlare. E io chiuderei con questa massima, con questa lezione magistralis di Roberto, tra parentesi gay, ma potrebbe anche non essere gay, da Firenze. Ti abbraccio fortissimo, a demain, ciao raga, viva ciao. Il cazzo, vabbè, adesso non esageriamo, a domani, ciao. Manifesto. Problemi loro, sono froci, problemi loro, ma la sbrigo così, sennò mi attaccano da tutte le parti. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Però scusi un attimo, dov'è che se le mette ste denunce? Non ho capito. Nel culo.